pancetta. Prosciutto, volevo sapere, ragazzi, prosciutto. Volevo sapere se sentite la mia voce. Le salamelle, le costine, le pancette. Vediamo un po'. Allora, come al solito io sono l'addetta alle comunicazioni, quindi leggo cosa voi dite. Aspetta, ci sentite? Salamella, costine, pancetta, salamella, costine, pancetta. Secondo me ci sentono bene, non so. Però ci sarà un po' di ritardo. Ora aspetto che mi scriviate qualcosa. Così. Voglio sapere se mi sentite. Amore, sì, ci sentiamo. Bene, bene. Ciao Gabriele. Dona, ciao Donatella. Gabriele, basta che non ci mettete la panna. Ne ho mangiata una con l'altra. Ah, è un discorso che stavamo facendo io e lui. La salamella con la panna, scordate. No, stavamo parlando del AirTop, yes. Si sente solo Maurina, Mauri è muto. Sì, sì. Mauri dice, tutto il tempo dice prosciutto. Salamelle, pancetta, costine, la brace. Non vedo l'ora di tornare in Italia solo per quello. Stavamo dicendo con Gabriele che lui sta mangiando roba buona, tipo prosciutti, non lo so. E noi invece, dico, ci vergogniamo a raccontare come ci tocca fare la carbonara qui, no? Se abbiamo voglia di carbonara. Ma non lo diciamo. E lui ha risposto quello, ecco. No, che... la panna, allora, se la panna no. No, la panna assolutamente no. È che non essendoci qua il guanciale, neanche quello che fa il guanciale, e ho dovuto usare un surrogato strano di... Una carnita affumicata, ma forse ce l'ho, diciamo. Qua, no, madonna, che vergogna, aspetta. Ragazzi. Ah, è quello che c'è, una roba affumicata. Sono queste cose qua, che è una carne affumicata col pepe halal. Boom. Ah, ci stanno abbandonando, ci stanno abbandonando. È stato piacere, grazie. Ciao. Ciao, vabbè, grazie. Se non voglio di carbonara. Però c'ho il grano, meno sì, quello. Sì, quello sì. E della Igor, oltretutto. È vero, c'era il grano della Igor, che fa solo gorgonzola, quindi non si sa bene cosa rimpacchettano all'estero. Comunque, ragazzi, adesso facciamo un po' di cazzeggio così, nel frattempo... Si può dire cazzeggio, sì? Sì, sì, okay. Sì, sì. Cazzeggiamo quindi, perché così nel frattempo arriva un po' di gente, vedo che siamo già quasi 50, ottimo. Ok, e ma quindi... intanto dobbiamo anche verificare la connessione, perché fino a sì. Poche ore fa... Sì, avevamo sì, upload 0,0 qualcosa. Quindi siamo stati si un po'... Si può andare con la roba. Claudio, pensa che io la devo mangiare. Se hai voglia di carbonara, ti accontenti di qualsiasi cosa. Sì, credimi. Sì. La maggior parte del tempo mangiamo tagine, couscous, verdure, insalate. Tanto voi adesso da qua in giù non vedete quanto siamo dimagriti. Quanto? Chi? Qua. Tu e chi? È che non si vede, no? Quindi okay, quando okay. Vedranno il video di oggi, cioè di questi grazie, giorni... Grazie Zuleika, anche tu sei splendida. Adesso leggo qualche messaggio, va? Così vediamo chi ci sta scrivendo. Allora, sì, ciao ciao, buongiorno Vilma, buongiorno. Io come al solito c'ho i messaggi che mi saltano in giù, spero di leggervi tutti. Ciao Roberta, ciao Daniel ZX, ciao Mauro del gelato. Ciao Mauro. Vilma, ciao, The Magic, ciao. Pinco Pallino, bonsoir. Benissimo, facciamo anche... Ci stiamo applicando col francese. Sì, devo ciao, fare una cosa, speriamo che non vada giù la connessione, ma solo un secondo, state lì online. State ciao lì. Vanni. State lì voi nel frattempo, io aspetta. Solo una cosa devo fare. Ciao Claudio. Claudio e Fede. Antonio, ma... Sì, guarda, devo fare una cosa che o sì la devo fare, perché se per caso mi chiama qualcuno andiamo giù tutti. Quindi... Ah già, è vero, ok. E mia mamma dice che non ci vede patiti, che non moriamo di fame, no, no non beh, moriamo cucino, di fame. Morire di fame no, non si muore, anzi qua se uno vuole può anche ingrassare. Madonna. E ne siamo là. Ciao Enzo! Ah, ci sono anche The Two of Us on the Road. Ehi, ciao ragazzi, come vanno quei due bestioni lì? I cagnoloni. I cagnoloni. Zuleika, è arrivato anche Max, Crocetti. Ok ragazzi, va bene. Beh. Vi salutiamo tutti quanti insieme, ma incominciamo proprio il clou di questa allora, live. No, falla bene. Apri l'assemblea, io sono il presidente e tu scrivi. Ordine del giorno. Oh, okay. Dai, lo sapete appena. Che... Facendo così dopo... No, questo è brucacao. Facendo così dopo riesco a fare i capitoli che, per i quali voi mi ringraziate tanto. Allora, punto 1 dell'assemblea. Cosa importante che tanto ci chiedete. Dove siamo? Non ve lo diciamo. Dove siamo? Parliamo di dove siamo. No, aspetta, però non gli dico geograficamente dove siamo. Mm-hmm.
però qualcosa, vabbè, aspetta, una cosa alla volta. Allora, geograficamente no. Adesso è finito il Ramadan, l'ultima puntata che voi avete visto iniziava. Quindi siamo 30 giorni indietro coi video, così siete subito tranquilli. Allora, aspetta, in questa live può succedere di tutto, perché siamo lungo una strada, ok? È appena passato un camion della produzione. Ok, ok, attenzione, calma, calma. Siamo in un parcheggio lungo una strada e potrebbe parlarci anche qualcuno mentre siamo qua, sì, perché la gente ci entra chiunque nel camper dalle finestre, passa da una parte all'altra, dalla porta, okay. Forse perché siamo sulle strisce pedonali parcheggiato, allora attraverso, non è vero, no, è perché la gente qua è molto socievole. No, infatti, okay. Comunque ragazzi, quello comunque che volevo dire, allora, dove siamo? Siamo un mese indietro rispetto alle puntate che voi state vedendo, perché sto cercando di creare questo buffer per cercare di fare più puntate possibili. Non è semplice, non è semplice perché, insomma, non è semplice. Stiamo guidando, stiamo visitando, ci stiamo anche ammalando. No, io mi sono ammalato. Ma vedrete anche questo. Oh, quanti spoiler che ho già dato nel camper. Semplice. No, non so se vogliamo aspettare un secondo. No, no, adesso stanno arrivando tutti i messaggi di prima in cui dicono che ci siamo bloccati. Ok, quindi magari, visto che abbiamo un po' di ritardo, aspettiamo di vedere se qualcuno ci aggiorna, ok? Ragazzi, purtroppo i belli della diretta sono questi, no, soprattutto il bello è che ultimamente siamo in dei posti che non prende niente. Comunque, eccovi, sì, ci siamo. Raga, vai, fagli vedere dove siamo. Vado a farvi vedere dove siamo. Vado. Vai piano, non muoverlo troppo. Non muoverlo troppo, cosa vuoi che faccia? Aspetta che devo infilare le scarpe. Ciabatte, vero? Allora, siamo in questo parcheggio che è qua. Però alle mie spalle c'è il camper. Allora, vedete se questa struttura qua dietro vi ricorda qualcosa. Senza alberi, Andiamo, Se non mi ammazzano, che non mi tirano sotto. Adesso poi tanto Marina perderà la connessione adesso. Andiamo, Allora, la struttura è questa qua, senza alberi. Ecco, aggiungeteci un paio di particolari. Levate, aspetta che non mi ammazzo. Levate, come posso dire, un po' di colore. Fatelo più giallognolo e magari vi viene in mente che cos'è. Non so se tu sei ancora collegata. Io sì, sono ancora collegata. Okay. Allora. E niente, il posto in cui siamo a questo, può capitare che piano. Aspetta, un caro. Ok, può capitare che la connessione vada un po' così, perché comunque non siamo... Sì, è una città abbastanza turistica, però sì. Insomma, bisogna proprio stare nel centro delle città per avere connessione. Allora, calcolate una cosa, oggi è domenica del primo giorno, aspettate, Sì. Ok. Bene. Del primo giorno che praticamente è finito il Ramadan e quindi è come se fosse il nostro, non so, il primo giorno, lunedì di Pasquetta. È festa. È festa per... Sto morendo nel frattempo. Bevi un po' d'acqua. E è festa ed è tutto completamente chiuso. Anche le attività che dovrebbero essere aperte 7 giorni su 7, tipo gli alimentari. È tutto chiuso. Tutto completamente chiuso. Quindi noi normalmente stiamo fuori dai centri abitati. Sì, infatti. Perché stiamo più tranquilli, meno rumori. Ma oggi siamo venuti abbastanza in centro per fare la live con voi. E è cambiato anche il fuso orario, perché è finito il Ramadan. Scusate, vado fuori un attimo, tu vai avanti, io vado a morire. Inizia, c'è appunto una festa, che è il giorno in cui finisce il Ramadan e il giorno successivo. Quindi praticamente loro festeggiano con le famiglie, mangiano insieme, si vestono con un vestito differente, è bellissimo da vedere. Però tutte le attività sono chiuse. Adesso quindi sono le 7:15 per noi. Guardate, non dovevo mangiare lo scoiattolo. Per noi sono le 7:15, per voi le 8:15, quindi siamo tornati a avere solo un'ora di fuso orario.
Esatto. C'è ancora abbastanza luce, ma è nuvolo. Beh, ragazzi, sta live sta venendo veramente una pena, ragazzi. Sì, stai morendo. È una cosa bruttissima, vabbè. Vabbè, comunque. Allora, insomma, dove siamo? Colleghiamoci a questo fatto di dove siamo e diciamo magari un po' come va, come sta andando questo viaggio. Allora, no? Viaggio molto, molto, molto bene. Nel senso che la prima parte, come avete visto in questi video, quelli usciti, l'ultimo poi è stato veramente un po' una delusione quel posto lì. Ma ne parliamo dopo. Ne parliamo sicuramente dopo. Però sta migliorando tantissimo. Sta migliorando, come posso dire, beh, la parte sicuramente scenica è stupenda. Il panorama. Ragazzi, più si va verso sud, ovviamente cambiano completamente i panorami, cambiano le situazioni ed è veramente bella. Vedrete in alcune puntate abbiamo fatto delle esperienze, oserei dire, mistiche quasi. Bellissimi posti, è migliorato anche il problema parcheggi con sì. camper, perché esatto. passato il appunto Essaouira, quindi l'ultima città che avete visto nell'ultimo video, non abbiamo avuto più alcun problema a parcheggiare, cioè praticamente esatto. mai, da nessuna parte. No, devo dire che il nord, diciamo così, il nord del Marocco, si può chiamare centro-sud, diciamo così, la parte costiera. Esatto, sì, vabbè, la parte costiera, ma poi anche dopo, verso sud. Diciamo, dopo Casablanca cambia parecchio, cambia proprio la situazione, le persone, o comunque la nostra esperienza è cambiata. Poi non è detto che è così, è prescindere, cioè, sempre metto le mani avanti, nel senso che non conosco, non viviamo qua. Se mi parlate della Spagna possiamo dire parecchio, ma ovviamente in qualche mese vi raccontiamo quello che vediamo, ecco. Quindi, qualche domanda magari in questo frattempo? Allora, Mauri, hai bisogno di un trapianto di polmone al volo. Serio? Ciao dalla famiglia Bassi, Zuleika, in Marocco. Sì, Zuleika, da quando siamo partiti siamo sempre stati in Marocco. Sì. Non siamo usciti dal paese. E non usciremo neanche, Donatella. No, non è lei che ce l'ha chiesto. Sì, no, però io ho dico a tua mamma. Serve ossigeno? No, dai. No, mi ha dato qualcosa in gola, non lo so. C'è l'Enrica Ravenna. Ciao Enrica. Un carcere, il Titanic. Allora, questo è un liceo, non è un carcere, è un liceo. Adesso? È un liceo, basta, altro non possiamo dire. Comunque, se qualcuno lo sa, lo scrivo qui sotto. Certo, se lo sapete, avete capito la location, potete scriverlo sotto tranquillamente. Noi lo sveleremo poi, in qualche tra un mese. Eh certo, quando arriviamo. Insomma, lo consigliate? Il Marocco? Se ti riferisci al Marocco, sì. Con i racconti che vi facciamo noi, nel senso che probabilmente qualcuno arriva con una grossa aspettativa o con una bassa aspettativa e quindi le percezioni cambiano. Noi siamo arrivati completamente aperti, però con la voglia di vedere il Marocco non turistico. Quindi sì, io lo consiglio. Se tu arrivi con una mentalità aperta, assolutamente sì. Io consiglierei anche il Marocco turistico, nel senso che comunque le città e i posti tanto turistici ormai sono anche tanti, quindi non è che li puoi saltare. Devi fare sia la parte turistica, sia uscire dai circuiti e certo, andare nei quartieri certo. sconosciuti. E comunque serve, sicuramente vale la pena visitarlo. Ora, in che modo consigliamo di visitarlo è un altro discorso, nel senso che noi la nostra esperienza ce la stiamo facendo in camper e quindi i luoghi che visitiamo sono strettamente correlati a dove possiamo parcheggiare, ok? Certo. Quindi se ci sono dei posti dove non ci è consentito parcheggiare, non è che possiamo ragazzi, volare. Ci sono città soprattutto grandi dove sappiamo già che avremo difficoltà a parcheggiare, diciamo, nella zona centrale, quindi bisogna parcheggiare fuori o muoversi con i mezzi là dove ci sono o eventualmente prendere un taxi. E se io devo spendere 20-30 euro ogni volta che muovo col taxi, magari inizio a dire ok, magari trovo un parcheggio del giorno, faccio un giro veloce e poi esco dalla città. Certo. Dipende come ci si riesce a organizzare. Però devo dire che proprio l'ultimo mese, direi, tutti i posti erano camper friendly, ecco, diciamo così. Quindi seguiteci, guardate anche il blog che stiamo scrivendo, perché lì c'è una pagina dedicata ai parcheggi. Tutti ce lo chiedete, ma è inutile che li mettiamo uno in una puntata e uno in un altro. Li stiamo raccogliendo tutti insieme. Esatto.
Okay. E... siamo, ci siamo persi un po' di persone, 91. Dai, poi due sul bagaglio dice che Luana ha indovinato subito il posto, sarà una fanatica come me, una patita di sta cosa. Bella, bella. Mauri, ti ci vorrebbe un arghilè, ma figurati. Ho smesso di fumare 2 anni fa. Già si sta strozzando senza fumare, figuriamoci. Andiamo a Bologna dal bagaglio, ci fanno le costine. Lo so, ce questo, le questo, guarda, io questo l'ho già prenotato, lui sa già che mi deve portare dalla mamma, dalla nonna. Poi non so se c'era qualche zia, giù in Sardegna anche, quindi... Va bene. Airtop chiede, arriverete fino in Mauritania facendo il deserto? No. Abbiamo detto non usciamo dal paese perché la Mauritania comunque ha delle strade parecchio toste e noi con il nostro mezzo non possiamo fare fuori strada. E sono appena tornati degli amici, consigliano un 4x4. Sì. Quindi noi Mauritania, se la vuoi vedere... devi fare fuori strada, devi uscire dalla strada che la attraversa, che va giù. E ci hanno consigliato loro, se hai un fuoristrada 4x4, vai. Se devi andare con un furgone, lascia stare. E poi sinceramente noi, per motivi tecnici, dobbiamo comunque rientrare in Spagna per diciamo i primi di giugno. Quindi facciamo solo 3 mesi, non facciamo l'allungamento dei 6 mesi. Volevamo, però poi alla fine non ce la facciamo. Poi vi aggiorneremo anche sui piani futuri, state tranquilli. Pinco Pallino ci avvisa che il taxi costa 2 euro e non 30. Dove? Dipende dove. Comunque per adesso non ne abbiamo ancora usufruito, siamo andati a piedi o col cammello. Lei legge. Allora, ciao Furgonello, sono arrivati anche a voi. Ciao Sara. Allora raga, sono le 8:20 per voi, quindi direi che dopo queste premesse possiamo parlare del punto... Primo punto dell'assemblea, vai. Non è il primo, ne abbiamo già fatti 2 o 3... Primo gran macro punto, andiamo avanti. Il più importante della puntata è la questione della polemica. Esatto. Ok, facciamo una premessa per chi non lo sa. Allora, se avete visto il video di mercoledì, capirete già quello che stiamo per dire. Se non l'avete ancora visto, sì, quando lo vedrete, capirete. Però la premessa è questa. Sì, diciamo che appunto. Noi abbiamo voluto fare questa live così all'improvviso, senza magari programmarla troppo. Perché? Perché ogni giorno ricevevo messaggi o in chat, o mail, comunque sono aperte, quindi sui social, sono private, eccetera, che si lamentavano, che ci stavamo lamentando per nulla, che stavamo diventando polemici. C'è stato detto che... Sinceramente ho detto aspetta, perché non diventa difficile riuscire a spiegare il nostro punto di vista magari in un messaggio. Certo. E quindi abbiamo detto facciamo una live. Facciamo una live, lo spieghiamo e rimane registrata, così se volete magari anche chi magari guarda il coso, diciamo guarda vai a vedere la live che lì lo spieghiamo. Certo. Allora c'è stato detto che in questo video abbiamo fatto troppa polemica. C'è stato detto che i posti turistici, se non li vogliamo, li dobbiamo evitare. Sì. C'è stato detto che il mondo va così, che le cose si cambiano. Che quando c'è turismo, per forza, devi pagare di più. Però, allora, innanzitutto, vabbè, ok, non è che adesso abbiamo fatto questa live solo per questo, no, perché ci siamo rimasti male, no, per carità, cioè nel senso... Però una cosa, voglio chiarire una cosa. Noi siamo persone che un po' di esperienza di viaggio l'abbiamo. Abbiamo una mentalità abbastanza aperta, non dico totalmente perché ognuno di noi ha sempre i suoi limiti. Quindi abbiamo sempre cercato nei nostri viaggi l'originalità delle cose, anche magari nascoste dietro quelle che sono delle facciate turistiche, perché magari tu vedi il negozietto con i souvenir, poi vai a parlare con questa persona e ti dice guarda che se vuoi, che ne so, il braccialetto fatto così, c'è quel orafo o quel signore che lo fa a casa. Ma no? Magari anche solo la persona ha una sua storia da raccontarti, esatto, che ti arricchisce, cioè esatto, tutto va bene. Abbiamo sempre cercato quello. Marina in particolare era innamorata di Essaouira. Perché ha sempre visto parecchi viaggiatori, tra cui uno famoso che è Balini, che so che è collegato adesso. Magari. Vabbè, ciao, ti saluto nel caso. Anche lui sta editando perché esatto, passare il viaggio per il mondo. Come un matto. Esatto. E quindi ed era proprio
pochi mesi fa, comunque, diciamo pochi mesi fa, ma non solo lui, ne ho visti altri. E quello che noi abbiamo espresso in questa puntata, a parte che la puntata non era solo su Essaouira, poi noi abbiamo messo questo titolo Spennati perché faceva ridere il fatto che avevamo fatto questa foto con tutti i gabbiani dietro, cioè ci stava un po', no? Poi noi dobbiamo anche giocare un po' su queste cose perché... No, ma alla fine è vero. È perché... la verità, però cioè, è così. Però vabbè, ovvio, la romanzi un pochino. È normale, ecco. Non è che si romanza, è che si cerca l'argomento della puntata e si fa un po', okay, insomma, l'enfasi su quella cosa lì. Però la puntata parlava anche di altre belle cose, dell'incontro che abbiamo avuto con Mohamed. Cosa c'è? Niente, che tra un po' diventa buio. No, vabbè. E della maglietta che abbiamo regalato appunto a questo ragazzino in quel piccolo paese in cui c'era la bottega, quella bottechina di 2 metri per 2, il signore con l'asino al pozzo, sì, cioè abbiamo, era una puntata comunque con tante cose interessanti, ma alla fine il fulcro dell'attenzione è caduto sulla sulla disavventura, chiamiamola così. Ma alla fine del video noi, chi non so se magari la gente che ha fatto la polemica non l'ha sentito tutto, ma noi alla fine del video dicevamo per bene che il posto è comunque molto bello, il prezzo è comunque molto basso, comparato all'Europa o ad altri posti. È aumentato e non sono più i prezzi che ipotesi un marocchino, ma anche benestante, non pagherebbe. Perché io ho provato poi a chiedere, ho detto, ma proprio anche fuori da Essaouira, ho detto, ma se tu vai a Essaouira, ah sì, conosco, gli ho detto, vai così, lo trovi così, fa, ma come? Cioè, anche loro erano stupiti, fa, sì, c'è una grossa crescita, addirittura ho chiesto a dei negozianti lì, mi ha detto, sì, è bellissimo per noi questa cosa, perché comunque ci porta turismo, fa, però a volte non riconosco io la città. Sì, cioè, vedono... non, io dopo 2 o 3 anni non so più quella zona com'è fatta. Infatti, la cosa peggiore di questa esperienza non è stato il prezzo o il fatto che sono stati poco chiari e non ci hanno detto quanto costava sta griglia, sti famosi 100 dirham, ma è stato il punto focale è proprio il panorama, ok? Che tu entri nel porto e di colpo ti trovi tutte queste strutture in cemento. Non è che erano obbligatorie, cioè il paese era turistico anche prima, io volevo semplicemente vederlo come era prima. Esatto. Questa è stata il mio dispiacere, la mia delusione, ma non è che il posto è una... No, assolutamente. Non, però, vi consigliamo di andare. No, però quando tu entri all'interno di una piazza, di un porto, che sai che hai ciotolo in terra e ti trovi i San Pietrini o i blocchi quadrati romani che fanno realmente a pugno con la loro architettura, cioè sì, è bello, è europeo, ma non è il Marocco, cioè il Marocco è diverso, cioè quello originale, poi per carità mettici autobloccanti, fai quello che vuoi, diventa bellissimo, ma diventa qualsiasi città europea, bella, confezionata, un turismo che se uno cerca, perfetto, sì, però... noi che cercavamo l'originalità, e questo messaggio probabilmente non è passato e siamo stati additati quelli che si lamentano. Ma perché il posto era così, era bello fino a pochi mesi fa. Infatti io ho paura, ma ho paura per loro, che poi il turismo diminuisca, perché tu vai poi in un posto che è costantemente in costruzione, in cemento, non mangi più nel porto, non vedi più i gabbiani, piano piano fanno 8 piani di mercato del pesce. Perdi quello che la gente voleva vedere, quindi poi alla fine la gente non ci va più, la gente poi passa al paese di fianco a fare la stessa che cosa. Che era stupendo, oltretutto. Tra l'altro. No, beh, io dico, se tu vai a Essaouira e poi ti trovi il, che ne so, McDonald's o il negozio di Milano, io me ne vado a Milano. Però chiudiamo. Comunque noi chiudiamo... vogliamo semplicemente raccontare quello che vediamo, esatto. Cioè non è che lo condiamo o diciamo no, cose no, assolutamente. Diverse. Abbiamo visto che è diverso da quello che era. Ci è dispiaciuto, l'abbiamo detto. E l'unica cosa, appunto, ci sono stati, io per quello l'abbiamo fatto, perché avevo osservato alcuni messaggi, devo dire, un po' pesanti. Io cerco di essere molto zen e non rispondere, e non ho risposto proprio in questo caso, perché non mi venivano parole zen, ecco. E quindi ho detto, vabbè, facciamo una live, così magari il messaggio passa in maniera più pura. Io vorrei che voi, in questo momento, magari ci scriviate delle domande, magari su quello, qual è la vostra percezione. Lasciate stare il discorso, ma devi fregartene della gente, perché sì, è vero, uno può anche imparare a fregarsene. Sì, noi non è che ci facciamo condizionare da quello che ci dicono e non cambieremo il nostro modo di raccontare il viaggio, il nostro modo di fare video non cambia assolutamente. No, lo vediamo con i nostri occhi, raccontiamo la nostra esperienza, con
bello e brutto. Carlo, avete fatto delle giuste osservazioni, continuate così. Grazie Carlo. Enzo, io amo le persone reali come voi, fuggo da chi mi costruisce una visione artificiosa, cucita su misura per gli utenti, e quello lo fanno le agenzie turismo probabilmente. No, non solo le agenzie turismo, lo fanno tutti ormai. Aggiungo che le vostre polemiche servono per chi vorrà andare in Marocco, per evitare di essere spiumato, è vero, infatti. Sì. Serve poi ai prossimi. Sì, che poi ragazzi, 25 euro abbiamo speso. Non è niente. Un chilo 8 di pesce cucinato. Più con il parcheggio. Sì, fatti, però anche lì c'è tutto un discorso prima, no? Che non ci facevano parcheggiare. Ragazzi, però... questo, no, aspetta, questo qua è bellissimo. Ah. Arrivo lì, leggo sopra, un dirham all'ora, o due dirham se non sbaglio, all'ora, pochissimo, 20 centesimi. Faccio, vabbè, entro dentro e c'era scritto il cartellano e il camper no. E faccio, ma gli faccio, ma dove il parcheggio che non c'è un po'? Vabbè, dammi 50 dirham, parcheggi dentro, perché avevo visto altri camper. E ho detto, scusa, ma due dirham, ma non sto tutta la notte. Stiamo tre ore, gli abbiamo detto. Dovevano no, essere vuoi parcheggiare? Dirham. Sono 50 dirham, se no te ne vai. Ragazzi, così, di fianco c'era la polizia, io sarei sceso e sarei andato alla polizia e faccio, glielo dici adesso tu. Il poliziotto ti avrebbe detto, qua c'è il divieto di camper. Sono 100 dirham, 50 sono per me. No, assolutamente, però il cartello del divieto camper c'era. A noi avremmo anche voluto andare nel parcheggio più fuori, quello più lontano, ma non ci facevano entrare, cioè noi non volevamo intasare il centro storico, volevamo stare fuori. Secondo me siete stati corretti, soprattutto obiettivi. Grazie Sara. Enzo dice, molte persone amano essere prese per il culo con video costruiti a fasulli, va bene. Simford dice, non createvi troppi problemi che c'è gente a prescindere da tutto deve criticare. È vero, perché è cioè, vero. Alla fine il succo del video, vabbè, vuoi farmi un commento? Scrivimi, ah, che carino Mohammed, se non mi vuoi scrivere nient'altro. Cioè, comunque è una persona splendida quel ragazzo lì, ha imparato l'italiano con i turisti, italiano, tedesco, inglese, eccetera. Ed era una persona che ovviamente metteva dentro delle parole intanto così. Vongolo 1, senti. Fammi finire però. Ciao Vongolo 1, no, dice un messaggio molto interessante. Vabbè, Vongolo, grazie che mi hai interrotto. Dai, finisci. Ah, dice, secondo me fanno come con i quotidiani. Mm-hmm. Leggono il titolo e poi, senza leggere l'articolo, cianciano a sproposito. Può anche essere che uno non abbia ascoltato la puntata. Sì, in effetti a volte arrivano delle critiche che dici, boh, forse non hai visto la puntata. È successo, però... Siete corretti ragazzi, Ertop, stiamo distruggendo tutto. Ertop, grazie! Grazie Ertop! Grazie mille! Una donazione! Se metteremo dei campanellini quando capita. Sì, sperando di farlo tutto il giorno così. No, siamo sempre contenti. Non è il centesimo, il millesimo, l'euro, i 10 euro, i 100.000 euro che ci sono già arrivati, grazie del bonifico oltretutto, ma è perché apprezzate quello che fate, quello che facciamo. Pinco Pallino dice, vi siete sbagliati, semplicemente il posto che cercavate non era quello. No, era proprio quello. Era quello. Era proprio quello. E avevo visto un sacco di video di persone che c'erano state poco prima di noi. Era quello. E... Non stavano ancora costruendo quel cemento. Di più. Questo dubbio è venuto anche a Marina. E infatti ha detto, aspetta figurati, un attimo. Aspetta un attimo, che fa? Voglio andare a vedere. È andata a prendere i video di Balini. Senza sì, questo, sì. E ha fatto così. Allora, è questo. E Balini insiste, dice, il posto con le barche, i pescatori e il mare in vista esiste ancora. No, adesso a Uira, te lo posso garantire. Riguardati il nostro video e guarda anche Nicolò Balini, lo dico proprio bene, così cerchi il suo canale, c'erano delle grosse barche di legno in secca sul molo, molto scenografiche, sì. C'erano moltissimi tavolini dove si poteva mangiare la griglia dietro a queste, dietro al molo, e non c'erano quelle costruzioni delle casette di vendita del pesce in cemento con i plinti e i piloni alti circa 3 metri, 4 metri. No, ma stavano facendo... In quel momento lì c'era il cemento che lo stavano facendo la gettata in quel momento lì. Probabilmente cioè, qualcuno fresca. Che ci ha scritto queste polemiche non ha ancora visto come si sta trasformando questa città nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi. Probabilmente sono cose nuove, quindi posso anche capire. Enzo dice, non si tratta solo di soldi ma di sentirsi presi in giro, trattati come polli. Io economicamente sto bene ma su queste cose non transigo. È sì, in un lato a volte hai questa sensazione qua, devi sempre... Allora, partiamo da un presupposto. I marocchini hanno per indole devi trattare. Noi abbiamo amici a Tangeri che hanno bar, ristoranti, insomma, quindi gente che tutti i giorni lavora col turismo. Mi dice, guarda che quando vai in giro, qualsiasi cosa tu compri, a parte datteri,
frutta e qualcos'altro, fa il prezzo che ti dicono, tratta, devi trattare, perché è nella loro cultura farlo. Ora, nei posti turistici hanno capito che non trattano più di tanto, che se vale 10 e chiedono 100, me li danno, magari dicono, ah no, 90, vabbè 90, hanno trattato, ma no. E allora magari chiedono 150. Sì. O magari iniziano a chiederti 200, perché io ho visto persone al lato nostro, sì, gli hanno sparato delle cifre, io l'ho guardato, questo, ah, bello economico, e gliel'ha dato. Perché erano dei tedeschi, probabilmente guadagnano il doppio del noi, e gli ha dato il doppio. E io sinceramente, no, ecco. Ciao Pacchetto 82, il Marocco non mi entusiasma molto finora, vedrai i video prossimi raga sono bellissimi, sono... è un posto meraviglioso. Sì. Io mi sono innamorato... di un po', poi lo vedrete. Tra poche puntate lo vedrete, pochissimo. Non preoccupatevi di quello che scrivono. Ciao Gianluca. Gianluca da Novara. Chi ciao sei? Gianluca. Mm? Magari ci conosciamo, non lo so. Ricky dice: posso criticare anche io senza sapere, giusto per fare il sì, critica, vai, spara qualcosa, vai, vai. Da Gaglio dice: noi vogliamo aggiornamenti sul camper, come si sta comportando e se avete scoperto qualche pecca o qualche piacevole sorpresa. Sì, ho scoperto che se mi scappa da vomitare non so dove farlo. È vero ragazzi, visto che voi me l'avevate chiesto com'era il bagno, il separate, è vero, io ho detto se hai problemi sotto non c'è nessun problema davanti, che no. Ridere, che poi ridere. L'altro giorno sono stato male, ma realmente ho avuto anche la febbre. Probabilmente un'indigestione, che eravamo indigestione, l'ha detto, eravamo freddo, ho preso freddo e ho detto mi scappavo a vomitare, ma se mi scappa stanotte dove la faccio? E io ho detto la faccio nel rubinetto, nel lavandino. E lui mi fa no. E invece dove la faccio? Non è che posso aprire e vomitare sulla macchina parcheggiata, sì, di fianco. Spieghiamo il perché, però, cioè, okay, il separate, no, il bagno secco che abbiamo noi si apre con una pressione di una persona seduta, ok? Quindi quando tu devi dare di stomaco non hai tutto sto peso sopra seduto, quindi non si apre. Quindi ci vuole un sacchetto. Preparatevi un sacchetto. Insomma. Vabbè, insomma, abbiamo scoperto qua. Passiamo poi, ad altre. No, poi ho avuto un problema con la doccia infinita. Questo lo dico perché magari qualcuno è interessato. Nel senso che a un certo punto non arrivava più acqua. Ho cambiato i filtri, quelli da 5 micro, pensavo fossero quelli perché li ho messi più piccoli, e ha iniziato a bloccarsi sempre di più. Ho detto, boh, è partita la pompa perché la pompa è piccola. Eccetera eccetera, quindi per una o due settimane non l'abbiamo usato, siamo anche andati in un campeggio per fare la doccia, ok? Poi l'altro giorno mi sono messo e detto adesso la smonto per vedere com'è, se è la pompa la ordinerò e la cambierò in Italia, e ho iniziato a pulire tutti i pezzi, tra cui due filtri che erano i prefiltri che hanno fatto il loro lavoro, quelli di cui abbiamo sempre parlato, i prefiltri che non li ho mai considerati ma sono i più importanti. Si erano, io quando lo aprivo per scaricarlo mi faceva le bolle d'aria, vabbè. Tecnicamente, invece di spingere su chiave, diciamo, ma perché mi crea una depressione? E alla fine giro, eccetera, eccetera, lo smonto, avevo una patina sopra di polvere, una polvere che aveva ostruito completamente il filtro, quindi tutti i capelli, le unghie, le orecchie che erano cadute, si erano fermate lì. Tolto quello, pulito molto bene, pulito l'altro prefilto della pompa, e meno male che avevo anche quello, avevo pensato, monto sopra. Funziona da Dio. Era una stupidaggine. Esatto. Quindi, il Marocco sta ricevendo una marea di turisti e si stanno semplicemente, sì, sviluppando, prendendo le loro caratteristiche. Allora, il Marocco si sta sviluppando, sì, stanno investendo tantissimo in autostrade e infrastrutture. Diventerà una grossa, secondo me, appunto recettivo, ottimo, ottimo, veramente. Spero, ma io questo glielo auguro a loro, che riescano a mantenere delle parti autentiche, che non diventi una rimina, una riccione alla marocchina. Enrica, salutaci Joseph. Allora, Gabriele dice: siete stati più rispettosi voi nel pensiero. Turismo non significa necessariamente snaturare il luogo. È vero, infatti, Essaouira in particolare ce l'aveva già una marea di turismo, capito? Ce l'aveva già. Ok, non è che è diventato tutto nuovo, cioè l'hanno scoperto adesso sta città. No, c'era già, funzionava così, e il bello era proprio mangiare su questi, cioè, ragazzi, quanti di voi vanno alle sagre del paese per
mangiare prodotti tipici del paese, del paesino, e mangiare nelle tavolacce vicino alla signora che sgrana i fagioli, per dire. Cioè, io e lei abbiamo girato l'astigiano, il cuneese, tutte le sagre possibili immaginare, perché mangiavi e vivevi la festa autentica del paesino. Io quello che cerco. Ok, e tutti voi l'avete fatto, perché la sagra della zucca di Piea, piuttosto che, no, io dico bellissimo, arrivava gente da tutte le parti d'Italia, o se vogliamo dirla quella più famosa, Tartufo d'Alba, no? Sì, o vabbè, cheese, cioè. Ok, però se la stessa lì, cosa qua. Io dico, se anche lì costruissero un edificio in cemento per ospitare la sagra invece che nella strada coi tavoli, lo mettessero nell'edificio di cemento, forse un po' perde anche lì, però vabbè, poi sono cose personali, cioè, sì, sono basta per le polemiche, ma senti, solitici polemici, basta, dai. Senti questa, Andrew the Traveler, questa sì. È bellissima. Ragazzi, si vede che si sta riempiendo di pensionati italiani e hanno dovuto creare dei cantieri per intrattenerli. Bellissima. Bello. Però secondo me è vero. Poi, mi succede quando vado al mare in Liguria di sentirmi come un pollo spennato. Vabbè, lì però è peggio, perché i prezzi della Liguria sono molto più alti di questi. E io non potrei spenderli quei soldi lì. Cioè, qua posso anche farmi spennare nostre, per 20 euro. Non lì. È per le nostre tasche, però gran posto la Liguria. Si mangia anche molto bene. Pullman. Le critiche di qualsiasi tipo sono un passaggio obbligato verso la fama. Verso la fame, che fama. Vai. Marina, devi andare al Marsa di Essaouira. E Ballini è andato in gruppo con un amico marocchino che conosce bene i posti. Sì, ma infatti il posto era lo stesso, che lui era con un marocchino e, ripeto, non c'era la costruzione di cemento, che è quello che mi ha dato più fastidio a me, capito? Ok. Posso? Sacchetti da aereo ti consiglia Gabriele per quando stai male la prossima volta? Oh sì, io spero di no. Già. Vado avanti. Però, Marsa è il porto. Sì, siamo stati lì, nel porto. Porto. Lo so. Max chiede... Però, scusa, se insiste non l'ha riconosciuto manco lui allora. Dal nostro video forse sembra un altro posto. È lì, È lì. Poi lascia stare dove abbiamo mangiato che hanno grigliato, perché le griglie dietro il porto hanno spostate tutte in quella piazzetta. Almeno quel giorno però lì. Però dove c'era il mercato... Quel giorno lì. Dove c'era il mercato dove vendevano il pesce era esattamente quel posto lì. Infatti abbiamo chiesto, mi fa no, adesso sono di là. E ci ha mandato di là. E ci ha proprio accompagnato lui. Comunque, leggo ancora un po' di messaggi, poi questo discorso qua della polemica lo chiudiamo e passiamo oltre, perché abbiamo tante altre cose da dirvi. Allora, Max chiede, ma il cinema lo vedete? Wow, ragazzi, tutte le sere. Aspetta, tipo, allora stiamo guardando la serie di mercoledì, ok? 8 puntate, abbiamo fatto... Non serie. È un giorno, cioè stiamo guardando la serie tutti i giorni. Mercoledì Adams, ok? Sono 8 puntate la prima stagione, penso che ci è durato già 20 giorni, perché lo guardiamo, durano 45-50 minuti, a metà siamo tutti e due che dormiamo alle 10, noi andiamo a letto, anche perché alle 6 e mezza del mattino ci svegliamo. Ormai abbiamo preso il giro della luce e... Zuleika fa una domanda fuori tema. Sì, ma tanto stiamo andando con i temi che ci interessano a tutti noi, quindi qui non si va fuori tema. L'assemblea si dice ad cazzum, è un termine assemblea noto. Assemblea condominiale ad cazzum. Volevo fare una domanda. Sono inesperta e ancora non ho avuto il piacere di fare l'esperienza in camper. Come vi trovate con la EcoFlow? Molto, molto, molto bene. E in un video lo vedete che ci ha salvato il culo. Tra pochissimo, tipo tra una puntata o due, vedete cosa ci è capitato. L'EcoFlow... Io l'unica cosa che consiglio è eventualmente analizzare bene quello che potrebbe essere il proprio utilizzo, nel senso la potenza che ti serve. Noi abbiamo preso quella da 1600 perché, ripeto, volevo sia poter alimentare eventualmente le batterie in caso di emergenza ed eventualmente cucinare all'esterno con l'induzione. Quindi ho bisogno di una bella potenza. Quindi valuta solo che potenza ti serve, dopodiché te la consiglio per la velocità di carica e per la qualità. La tappezzeria dietro di voi dà un tono notevole alla live. Brava Marina. Basta ragazzi. Oggi c'è una giornata grigia.
Nessuna sagra, qui in Francia vai dove vuoi, mangi sempre le stesse schifezze. Altro che le sagre del bel Piemonte. No, non è vero, guarda che in Francia ci sono dei gran bei posti. Mi hanno detto mangiare. Che però bisogna sapere dove si va. Invece in Italia andando coglio coglio va tutto bene. È vero. Parlando di bontà di cibo. E ci hanno detto dei francesi proprio. Stiamo facendo degli... Ecco, una cosa, stiamo facendo degli incontri in giro per... diciamo così, per il Marocco, perché non voglio dire i posti, più che altro per quello, persone belga, francesi, insomma, comunque tutti quelli che fanno un viaggio a lungo termine, diciamo così, e ci sono innanzitutto una cosa che ci accomuna tutti, la volontà di scoprire e la volontà di vedere sempre di più l'autenticità delle persone, ok? Avendo tempo, tu magari ti fermi un giorno, due, tre, quattro e vai a conoscere quella persona o quel posto, ok? E la seconda cosa è il cibo per l'Italia, che tutti vogliono mangiare italiano. Sì, è vero. E quindi mi chiedono di cucinare, ma io non cucino. Okay? Allora, Mauro Ruffino mi sta scrivendo dei messaggi una lettera per volta, ma siccome mi si inframmezzano gli altri messaggi non ti riesco a leggere, quindi se me lo riscrivi, guarda, RTOR, non riesco. Purtroppo il turismo si rischia sempre di sfruttarlo per il dio denaro, così poi i turisti se ne vanno e tutti si lamentano, dice Ivan. Può capitare. Succede. Air top, quando due video a settimana? Aspetta, adesso ne parliamo. Gabri, grazie mille. Grazie Gabriele, troppo gentile. Io non vedo niente però. Sabrina dice, fate il balletto di mercoledì. Bella comunque sera, mi piace. Carina. Adesso mi faccio crescere ironica. Le tracce. Ironica. Grazie Gabri. Mauro Ruffino, sciarpa del toro subito. Non ce l'ho, dovrei andare a casa di mia mamma. Allora, cioè, quella del Granata Corps, se sai cosa sono. Ciao Gianlu. Ciao, aspetta. Però mi hanno regalato la sciarpa del Kenitra. Domenico dice, il camper di Mauri va a ostriche, non a gasolio. Va a ostie, no? Anche le ostriche di due puntate fa costano molto meno del gasolio. No, più che altro è andato ad olio. Vabbè, uno spoilerino lo faccio. Ho dovuto fare una riparazione prima di entrare, diciamo, all'interno, perché a un certo punto continuavo a mangiare olio, facevo 300 km e mezzo chilo d'olio. Ho trovato il camper puntinato d'olio e mi sono non cagato addosso, perché vedevo, lo tenevo controllato, però ho detto, ragazzi, guarda, la perdita inizia a essere importante. E niente, in una puntata vedrete un attimino cosa è successo. Comunque, un meccanico l'ho riparato con poco, veramente poco. Il Gianlu dice, farete un video del tipo quanto spendiamo al mese viaggiando in camper? Lo vogliamo fare alla fine dei tre mesi in Marocco, perché riteniamo che i tre mesi in Marocco siano sufficienti dal traghetto al ritorno per poter dare una valutazione complessiva e corretta, perché ci sono state delle spese iniziali, diciamo un pochino tipo il traghetto piuttosto che le varie riparazioni, dove metteremo tutto, sì, tutto stiamo dettagliato. Tenendo in conto giornalmente e poi dopo faremo un riepilogo. Tenete presente che così uno dice, lo spalmo questa cifra in sei mesi, quindi perché uno può stare qua fino a sei mesi. Sarebbe stato molto meglio. Assolutamente. Questo lo devo dire. Aumentando quello che è il costo del cibo. Poi alla fine il resto rimarrebbe uguale. Noi comunque sì, stiamo facendo tantissimi chilometri, eh? Sì. Questo possiamo dirlo. Perché vogliamo vedere, stiamo correndo abbastanza. Sì, perché abbiamo solo i tre mesi che abbiamo detto. Sì. Non facciamo il prolungamento del visto, perché non possiamo, perché dobbiamo per forza tornare indietro in Europa, però poi in alcuni punti inizia a fare caldino, eh. A parte che non è proprio la stagione giusta per stare adesso, dopo maggio, giugno, luglio sarà dura, inizia a scaldare. Ok, Zuleika dice, lo consigliereste, anche se so che è personale, vivere in camper? Allora, ti dico sì e no, nel senso che sì, perché noi l'abbiamo fatto ed è un'esperienza che ci sta piacendo tanto. No. Vivere in camper, non visitare il Marocco. Vivere in camper, sì, sì. È un'esperienza anche questa, sì, ragazzi. Sì, no, però nel senso, noi abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo, che ne so, una certa età, o un certo risparmio da spendere, un certo tipo di lavoro, sì. Devi vedere tante cose, devi vedere come ti mantieni. Allora, ognuno di noi ha le proprie esigenze, i propri ingressi, il papà notaio, come però dico, è un'esperienza che uno sì può fare, lo può fare da giovane, sì, lo può fare da anziano, lo può fare da super anziano, perché abbiamo conosciuto
settantenni che è in giro, ok? Settantenni, non ragazzini. Quindi sì, è un'esperienza che ti arricchisce tantissimo, perché sei indipendente, ti muovi quando vuoi, se il vicino dà fastidio ti sposti, se non ti piace questa zona ti sposti, se trovi una zona che ti piace ti fermi, cioè sei libero, sei libero e soprattutto vivi. E non è, almeno qua al Marocco, io non ho mai avuto mezza sensazione di pericolosità. No, è vero, è vero raga. Cioè, adesso abbiamo dormito in questi due giorni, aspetta, in mezzo a un bosco, vicino a un campo da calcio, dove c'eravamo completamente isolati. Però passava gente. Sì. Perché se tu sei isolato in un posto dove non passa nessuno e sei sicuro che sei solo tu, apri anche le finestre e sei tranquillo. Il bello è quando ti senti sicuro ad aprire le finestre con tutta la gente intorno. Sì, questo è il bello. Come noi adesso in questo posto qua, è passata, sono passate già centinaia di persone e non ci sta cagando nessuno. Questa è, è la cosa più bella. Qua è una cosa spettacolare. Esatto. Non so che cosa c'è in questo posto, è veramente... Anzi, sei in giro, vedi proprio gente che ti saluta con la mano, è spettacolo, sì, spettacolo. Sì. Magari curiosi, che guardano dentro, così. Sì, però sono molto rispettosi, molto rispettosi. Sì. Proprio è cambiata anche tipologia di persone. Sì. Però sì, lo consiglio, assolutamente. Consigliamo la vita in camper se ti piace questo tipo di vita. Certo. Chiaro che ci sono anche delle privazioni, Se non so, ci sono delle cose che magari in camper non, cioè nel senso, sei un pelino più... Devi essere un po' più wild, un po' più scomodo. Ma è anche scomodo, perché ci sono camper che sono anche comodissimi, cioè il nostro è comodissimo, io non lo cambierei. Sì, infatti abbiamo visto camper, c'è gente che il trattamento fa, cavoli, è vecchio, ma è più comodo del mio. Però posso fare un esempio stupido, ok? Se io mi truccassi con un cerone tutti i giorni, avrei anche bisogno di 8 litri d'acqua in più, poi per lavarmi la faccia magari, no? Per struccarmi. E questo magari non è tanto compatibile con la libera, col fatto di avere dell'acqua limitata. Ecco, diventi più consapevole di delle limitazioni sull'acqua, sulla corrente, sullo stivaggio del cibo, perché non è che puoi portare dietro tonnellate di cose. Cosa che invece in casa apri il rubinetto, sciacqui, fai, lo lasci aperto, ti fai la doccia. Beh, io ho la fortuna che posso fare la doccia così, perché è la stessa acqua, però nei camper ormai apri, chiudi, cioè diventi più responsabile sotto quell'aspetto lì. Andiamo avanti, perché sennò sì. Divento noioso. Aspetta che allora un po' di luce. Aspetta, ma quanto avete scritto, ragazzi? Vogliamo il balletto in tutù? No, il balletto andava già bene, quello è già fino a tanto. Buonasera, tanto. Che lavoro facevate in Italia? Eravamo in degli uffici. Sono già 10 anni che non viviamo in Italia, Beh, aspetta, che forse non al live l'abbiamo detto. Sì, no? L'abbiamo detto già in live. C'è anche un'intervista dei Van Dipeti, andate a vederla. Sì, è vero. Ne parliamo parecchio. Forza Cagliari. Sempre. La Sardegna. Ciao Emilio Mannarino. Ah, abbiamo conosciuto dei ragazzi sardi, che uscirà poi in un'intervista fra un po', una puntata spettacolare, con un progetto nella testa in fase di realizzazione, bellissimo. La cosa bella è che si incontrano tante persone interessanti anche facendo questo. E abbiamo un invito in Sardegna, non so se andremo mai perché il traghetto costa un botto, però se mi trovate i bigliettini un giro in Sardegna. Dobbiamo chiedere a Enzo è lui che sa tutto della Sardegna. Vero. Comunque Sabrina dice, avete avuto problemi con l'acqua potabile? No, a meno che se trovarla, no, l'unica cosa al sud abbiamo trovato dell'acqua sulfurea. E quindi puzzava di uovo. E lì, ragazzi, l'abbiamo fatta, poi appena ho potuto l'abbiamo usata, fatto il lavaggio. Sì, diciamo che io ho cominciato a lavare un lenzuolo, poi ho detto no, perché le federe puzzavano di uovo. Lì come però dovevamo poi rientrare, quindi abbiamo poi svuotato il serbatoio, rifatti. L'unica volta, però per il resto tutta no. L'acqua che abbiamo trovato l'abbiamo sempre usata. Noi lo usiamo per cucinare anche, per lavare la verdura senza mucchine, senza certo, niente. Certo, l'unica cosa, io mi lavo i denti, però poi mi sciacquo con diciamo l'acqua in bottiglia. Io no. Lei no, però io quello vorrei evitarlo. Ma infatti quello che ha avuto il mal di pancia finora è stato lui. Sì, ma non penso che era l'acqua. Non lo so. Comunque. Allora, come può Maurizio dire che non è bello vivere in camper con una moglie come Marina? È vero. Beh, bisogna stare anche bene in coppia per vivere in camper, sennò è dura. Ma noi abbiamo anche lavorato tanti anni insieme, quindi siamo già abituati. Siamo testati. Fantastica la libertà di cui parlate, è vero. Sì. Il posto meno sicuro sono le grandi città italiane, paradossalmente. Il nostro tour che for tour, insomma, nel giro che vorremmo fare un po' in Italia, sinceramente... Ce l'hanno chiesto prima, quando è che saremo in Piemonte? Presumibilmente d'estate.
Sì. Estate. A spanne, non penso a luglio, però giù di lì. Vabbè, estate, fine giugno, da lì poi, prima non ce la facciamo. Ma andremo al fresco anche. Vediamo, vediamo. Sì, sì. Con i tempi siamo così. In Vercellese a luglio non ci sto. Dovete approfittare del Marocco per qualche ritocco al camper, visto che i costi da quelle parti sono convenienti. Vero, vero. Ci ho pensato su un discorso di carrozzeria, ma lo voglio lasciare brutto così. Ah, ma io lo dico a questo punto, uscirà poi in una puntata. Che cosa? Che abbiamo trovato il nome. Ah, non è vero che abbiamo trovato il nome. No, è che Mauri l'ha sempre chiamato sto camper in un certo modo e allora... Lo volete sapere? Scrivetemi se volete sapere come chiameremo il camper. Come lo chiamiamo il camper. Come lui. Scrivetelo se... Intanto vado avanti, dopo quando trovo i messaggi li leggo. State qua, anche perché dobbiamo darvi una notizia importante e la live non durerà ancora molto. Allora, potendo tornare indietro, ricompreresti lo stesso veicolo o cercheresti qualcosa di più nuovo? Assolutamente sì, comprerei lo stesso veicolo perché anche qua ho avuto la prova, anche il meccanico me l'ha riconfermato, che questo veicolo fa milioni di chilometri e non sta scherzando, mi ha fatto vedere uno, questo stesso motore, mi ha detto lo ripari con poco e ho avuto la prova anche di quello e mi ha detto in giro per il mondo non lo so, ma se chiami in Marocco il pezzo te lo troviamo. E ho conosciuto un meccanico che è una persona spettacolare, onestissimo, oltretutto si è arrivata una folata di vento, che, come si dice, che lavorava in Svizzera e lavora come si lavora in Svizzera, in Marocco, spettacolo di persona, veramente. Van Gabondo mi dice, strano che non leggete i miei messaggi, ma sono tornato indietro adesso, ho scrollato, non ce ne ho di messaggi tuoi. Non so se prima si è perso qualcosa con il... Oh, riscrivi, noi vogliamo leggere tutti. Riscrivi, che figurati se non ti leggo, Vangabondo, figurati. Che la segretaria non funziona. Ma no, ma sai che qua mi saltano i messaggi, vanno avanti, fare... scrivete te. Dai! Devo mettere quelli lenti. Allora, okay, vedi cosa fa? Capito. Sera ragazzi, io e mia moglie vi seguiamo, ciao Raffaele. Oh. Siamo anche noi camperisti ma non full time. Volevo chiedervi se lavorate quindi stagionalmente. No. Raffaele, noi non stiamo lavorando, noi abbiamo mollato tutto, sì. E ci stiamo autofinanziando con siamo i andati nostri in risparmi. Pensione. Sì, vabbè, ragazzi, sì, no, ma no, guarda no. Che poi pensano che no, è pensione, ma no. Quale pensione? Mi sono autopensionato, diciamo così, ma te lo dico chiaro e netto, ma io adesso lo dico perché tanto non ho mai voluto accennare questa cosa, momento serio, realmente. Non ho mai voluto accennare questa cosa perché mi sembrava di fare pena, ok? Però noi siamo sempre state due persone che abbiamo lavorato tanto, messo da parte i soldi, ci siamo costruiti la nostra vita, abbiamo investito i nostri soldi, qualche investimento è andato bene, qualche investimento è andato male, abbiamo qualcosetta che ci rende uno stipendio, niente di più. Mezzo. Cos'è? Mezzo stipendio. Abbiamo venduto un ristorante, qualche soldino per fare qualche nuova attività, ce l'avevamo, pandemia eccetera eccetera, è andato tutto a rallenti, se non che io mi sono ammalato ma nel senso che ho avuto un ictus e ho perso una parte di vista che ho con degli esercizi particolari recuperato in parte ma non totalmente. Detto questo, quel giorno lì la mia vita poteva finire, nel senso che potevo diventare cieco, ok? E da lì ho detto, ho 51 anni avevo, ho detto io devo lavorare fino a 67 anni e poi magari mi succede qualcosa come è successo a mio padre che se n'è andato giovane e non godermi la vita. Io ho detto a Marina, prendiamoci un camper, abbassiamo quelle che sono le nostre spese, con quel poco che arriva di quella rendita, chiamiamola così, e spero che vada avanti perché se si blocca quella inizia a essere un problemino. Magari YouTube potrebbe darci, pagare la benzina, non pretendiamo molto, con quello giriamo il mondo, piano, lenti. Perché se viaggi lento costa poco, basta. E abbiamo preso questa decisione e lo facciamo. Questo è stato il primo motivo più forte. Molta gente non lo capisce, a volte magari non riesce neanche agli amici possono capirlo. Però ragazzi, quando tocchi con mano alcune situazioni dici vaffanculo, la vita è corta. Chiusa e andiamo avanti. Così lo sapete, ok? Bene, non pensavo che lo dicesse. Ma è uscita così, quindi va bene, dai. Ok,
Fai le piadine ogni tanto a cena? No. Però ho fatto il pane una volta, sì. Pane fresco, però qua poi si trova a un dirham o due dirham, si compra un bel panino che... No, però la piadina qualche poi po'. Dobbiamo limitare i carboidrati, come ci hanno detto in sì, tanti. Sì, è vero. Siete decisamente più green sul campo rispetto a casa, è vero, infatti. Oh, assolutamente. E se diventi anche più consapevole proprio di dove buttare... Ragazzi, qui è un problema buttare la pattumiera. Ok, qua ci sono due o tre messaggi che ho intravisto che parlavano della pattumiera, della spazzatura, e dicono che i camperisti creano spazzatura. Ma ne parliamo brevemente anche di quello, perché tanto ci siamo già stati... Anche sulla spazzatura siamo stati riguarditi. Non me lo ricordo in italiano. Comunque. In italiano riguarditi. Redarguiti. Quello vuoi dire tu? Vabbè, quello. Avete capito? Vabbè, insomma, ci hanno detto. Noi abbiamo già parlato in un video di poco tempo fa del fatto che abbiamo visto tanta spazzatura. E noi ripetiamo che diciamo quello che vediamo. Poi non è una. Sono zone che non un c'è commento, nero. Non è una, come si dice, una critica. Una critica, ok? È semplicemente un dato di fatto. Un commento. E non abbiamo noi poi la sfera di cristallo per sapere come è andata la situazione e come si può migliorare, non lo sappiamo. Però ragazzi, io mi sarei, ti giuro, c'era un punto che mi sarei fermato a raccoglierla io. Perché, a volte lo facciamo, Sì, no, beh, quando ci fermiamo nel posto, quando andiamo via, che portiamo via la nostra spazzatura, se c'è attorno la raccogliamo, perché l'idea nostra è lasciare più pulito di come trovi, così magari questa nomina che i camperisti sporcano se la levano, primo, e secondo veramente ci sono alcuni punti che vorremmo anche magari fare qualcosa in più, ma lo diciamo, no? Cioè quello che stiamo notando, a parte le grosse città, è che non hanno l'infrastruttura per smaltirli. Non è, cioè, non è che non ci sono vogliamo, non vogliamo dare colpa alla popolazione, no? Ma realmente immaginatevi come lo viviamo noi, lo vivono anche i cittadini, Quando tu hai fatto il tuo saccone della spazzatura, non sai dove andarlo a buttare. Ce lo portiamo indietro per magari ce lo due portiamo giorni, per due giorni per arrivare a un paese che abbia dei bidoni. Sì. Perché sti bidoni, cestini, bidoni, qualsiasi cosa che tu pensi dove buttare, non ce ne sono. Cosa fanno? Come funziona qua? Loro prendono il sacchetto, lo mettono fuori casa, almeno in tanti paesini, quelli piccoli, insomma, abbiamo visto così, lo mettono fuori casa attendendo che passi il servizio, un camion o qualcuno. Sì, ma magari uno passa in quei paesini piccoli una volta ogni 15 giorni, o magari c'è un punto di raccolta nel paese. No, ma magari deve anche passare qualcuno a raccogliere, ma certe volte c'è i cani che la mangiano, quindi strappano i sacchetti e la portano in giro. Ma poi anche il vento la porta, il vento se la porta qui, quando ci sono le raffiche di vento forte, se la porta per chilometri, quindi fuori dai paesi si raccoglie fino al primo muro, diciamo, no? Quindi ci sono dei cumuli attaccati a questi muri, finché il vento li spinge lì, si accumula tutto lì. Per farvi capire, ci sono delle parti di deserto piatte, con magari dei cespuglietti secchi, ma una pianta l'ora secca, no? E ce ne sono sparsi ogni metro uno. Tutti i cespuglietti blu, rossi, gialli dei sacchetti. Quel caso lì mi sarei fermato a raccogliere, però ho guardato, cioè mi sono fermato, ho guardato e ho detto ma chi disarma, cioè come faccio? Infatti, d'occhio. Poi vabbè, non lo metterò nel video, però lì ho un cristonato, ma prendete quattro militari e mandateli qua a pulire, cioè. Quelli che sono agli incroci e fanno così alle macchine che passano, vabbè. Basta, voglio far polemica. Ma non è il loro lavoro, non è il loro lavoro. Però il problema non è tanto il marocchino, penso che sia un problema di infrastruttura e magari politica, come l'abbiamo noi in Italia, vedi Napoli, vedi Roma, perché giustamente un ragazzo marocchino che mi ha detto, io sono marocchino, sentire parlare questa cosa e vedere la monnezza che c'è a parte appena fuori Roma, mi viene da ridere. Ma noi, ragione. Quando saremo a Roma, dirò la stessa lo cosa. Diremo uguale, quando saremo a Napoli, chissà cosa diremo. Che Napoli, quando saremo a Firenze, ci sarà. Ma anche solo in Spagna, perché l'abbiamo visto anche lì. Ma infatti noi semplicemente... è un problema. Non vogliamo fare polemica, vogliamo magari spiegare alla gente che cosa si vede fuori dalle grandi città. Esatto. Che tu vai con l'aereo, fai Milano-Marrakesh, vedi la Medina, torni indietro e non tutto sai pulito, cosa c'è perfetto. Fuori, no? Però poi ragazzi... No, non lo so se la Medina... Comunque una cosa la dobbiamo dire, in Spagna, in Marocco, una cosa che hanno fatto da qualche anno, hanno eliminato tutti i sacchetti di plastica e danno dei sacchetti di stoffa. Sì. Che sono anche comodi oltretutto. Sì. Quindi si muove in una certa direzione. Esatto, qualcosa, no? Stanno facendo. Probabilmente il discorso degli imballaggi, eccetera, quelli non ancora. Non so mai se si farà, però vabbè, è un problema, lo sappiamo nel mondo. Sì, comunque insomma, c'è chiunque. Va avanti! Che non finiamo più, che la gente si annoia.
Dunque, Vanni dice: sei già bella così a questa poi, hai bisogno del trucco? No, io. Io c'ho sulla maschera di carnevale, così non sapete come sono. Ernesto, ciao, da tanto che vi seguo. Sabrina, vogliamo sapere il nome. Come lo battezzate? Sì, come chiamate il camper? Sì, vogliamo sapere il nome. Il nome, okay. Siamo arrivati al momento del nome. Ok, ve lo dico subito così. Vai. Paro. Marina voleva dare un nome femminile. Detto, non se ne ma parla. No, poi è cambiata non l'idea. Se ne parla. Allora, innanzitutto ha 43 anni, quindi l'epoca è quella, più o meno. È quadrato, è brutto e si chiamerà Bruto. Perché mi ricorda ogni volta che guardo il muso la faccia squadrata di Braccio di Ferro, quindi Bruto. È così, punto. Si chiama Bruto, perché è brutto. È brutto. Io speravo che mi venisse in mente un altro nome e potessi surclassare questo ma lui continua a chiamarlo così. È così, è brutto. Mi è venuto dal primo giorno, è brutto. Perché è brutto, perché ma mi ricorda la Braccio di Ferro, brutto. Se vi piace, bene, se non vi piace, tanto l'ho scelto io. Democrazia non esiste. Quindi il suo nome è Bruto, scrivetelo sotto, è bellissimo Bruto. Hai perfettamente ragione, la vita va fissuta. Se il vostro parabrezza si rompesse, ci avete mai pensato? È già successo sì, al precedente proprietario. Costa 2.800 euro, si trova, va ordinato, cioè non so se in Germania lo fanno. Spero di non romperlo, perché copre la mia assicurazione fino a 1.500. Andrew dice, avete pensato a Patreon? No, realmente no. Cioè... Bisognerebbe dare dei contenuti extra poi per Patreon, noi non riusciamo neanche... Non so neanche cos'è, nel senso che non so, so cos'è, ma no, non sono mai entrato nel particolare. No, siamo piccoli, magari un domani quando riusciamo a fare alcune cose volentieri. Noi vi capiamo perfettamente, ti sei accorto che la vita è breve e bisogna viverla tutta. Grazie, bravissima. Ciao Cingoni! Dal Wisconsin! Troppo toppissimi! Raga, un giorno ci vediamo, passeremo anche noi di là prima o poi. Sì, sì, prima un salto in Sud America sicuro. Nord anche. Loro sono Nord, Sud, adesso. America. Vilma, grande Mauri, fate la stessa giusta, diversamente giovani. Mauri ti stimo. 10 kg di costine quando vieni in Piemonte, sì, così sicuro. Gli viene un altro X, domenico, con lo posso dire, ecco. Mangio con calma. Sandro Muxi vive una volta sola, se hai una piccola entrata, è quello che stiamo facendo, sì. Ecco, quello che stiamo facendo. Mi ha fatto, ho preso quella decisione lì. Alpac, mi ero scordato, mi tocca partire dall'inizio, vabbè, fa niente, noi qui nell'assemblea accettiamo tutti, non bisogna arrivare all'inizio. Tutta la mia stima per le scelte fatte, le spiegazioni non sono dovute, dire certe cose private vi dà la mia ammirazione. No, però non mi sono mai sentito di dirle prima, ho detto, è uscita. Non è nulla di, come posso dire, non mi devo vergognare di nulla. Forse quindi... è perché l'abbiamo chiamato verità questo video. Sarà per quello. È uscita, va bene così. Ho notato che mentre restauravi il camper hai molta manualità. C'entra col tuo lavoro in ufficio? No, in ufficio. Questo qua c'entra con mio papà. E forse quello che era il DNA della mia famiglia, nel senso che... sono stati falegnami, miei zii, mio papà comunque ha sempre lavorato nei mobili come falegname, ma sempre insegnato e quindi mi è rimasto. Gabriele dice, cavolo Mauri, mi hai fatto venire la pelle d'oca, penso sempre anch'io all'autopensionamento ma non lo faccio, sto perdendo il mio presente rincorrendo un futuro che forse non vivrò. Gabri, non ci pensare, fallo, se puoi. Non lo facciamo mai perché rincorriamo quello che diceva prima qualcun altro, oddio denaro, dice sempre che hai bisogno sì, di adesso, più. Adesso farò il polemico, come si chiama, negazione, com'è che li chiamano quelli strani, che vanno controcorrente. Noi siamo sempre di più dalla società indottrinati e spinti nel consumismo, nell'abbonamento mensile, nel Netflix, cioè... Nel spendere tutti i mesi qualcosa che a volte veramente usiamo, una volta o a volte neanche mai. Se tu ti fermi un attimo a pensare di cosa realmente hai bisogno, che è mangiare, dormire, avere un tetto o una lamiera sopra la testa, ma essere felice. Ragazzi, cioè, a me Netflix non dà la felicità. Certo, no. Se c'è mi passo magari un'ora con un film,
ma mi dà la felicità guardare un carcere. Sempre con la salute, no, comunque, sì, è perché esatto, quella è la prima cosa. Ed è la salute la cosa bella, cioè bella, la cosa che ti serve. E quando finisce quella, no, ragazzi, infatti dico, cioè, se hai quella, sì, poi del resto hai bisogno davvero poco. Sì, sì, quindi, sì, sì. Almeno per noi, poi c'è chi ha bisogno di altre cose, c'è chi ha bisogno, cioè, di altri stimoli. Personalissima c'è chi ha bisogno della frenesia, di fare tante cose. Ragazzi, di fare c'è gente che vuole l'hotel tipo a 5 stelle, servito e riverito, 15 giorni, che ha tutti, però, i servizi, chapeau, perché l'ho fatto anch'io, però mi è capitato. Quella si chiama vacanza. Aspetta, aspetta, ma no, dico, in generale, c'è, cioè, quello che invece prende lo zaino e se ne va in giro e fa gli stessi 15 giorni, ma ha un'esperienza differente. Sono due strade diverse, sono due facce diverse, scusate, della stessa medaglia, è una vacanza. La vita è la stessa cosa, c'è chi vuole super comodità, fare sempre più soldi per avere la macchina più bella, la casa più grossa, la super condizionata, tutto non moderno, sono e comodità. C'è quello che dice, a me sai che mi frega, dalla casa non me ne frega niente, io prendo un camper e vado a vivere in camper. Una scelta. Personale, assolutamente. Quindi assolutamente. Su questo non si discute. Però neanche, se uno vuole farlo, beh, io gli dico provaci. Però vedi che perché serve, preferisco vivere dicendo ci ho provato, magari ho fallito, nel dire però se l'avessi fatto. Avrei potuto, adesso non posso più. Io ho avuto la seconda possibilità e l'ho presa la subito. Subito. Bruto va benissimo. Grande. Che brutto sia. È brutto, bello, brutto. Brutto bellissimo, bellissimo. Brutto ma con affetto. Bruto l'ottavo nano. Bella questa. Abbiamo già due domande uguali. Che musica ascoltiamo quando viaggiamo? Veramente? A parte forse ultimamente che quel belga, no, belga, il ragazzo di Lussemburgo, italiano, che viene da Lussemburgo, ci ha dato il nome di una radio online, nulla. Il problema qualcosetta è che rock, nel senso che noi amiamoli metal. Però il problema nostro è che abbiamo un rumore di fondo davanti dovuto dal motore e dalle vibrazioni del pianale. Importante, ne sì, parleremo anche in un video a breve perché si uscirà il prossimo, forse. Il prossimo video, perché è un abbiamo fatto dei lavori, è migliorato qualcosetta di musica, ogni tanto ascoltiamo adesso, però dobbiamo nei viaggi lunghi, ma perché lei guardiamo, parliamo, sì, parliamo parecchio, parliamo tanto noi, non sta mai zitto. Io guarda che adesso voglio sentire cosa dicono, ma sei sempre te quello che parla. Sì, sì. È partita la chiamata, c'è la okay. Ragazzi, ci sono delle sere che sembra alcuni, non so se Mujedin si chiamano. Muezzin. Alcuni Muezzin, invece di fare all'aio, cantano. Ma è bellissimo. Ma se tu ci è capitato una sera con vento caldo, il tramonto, il Muezzin, che cantava, sei rimasto lì così, sembra di stare su un altro pianeta. Bellissimo. Ma è una cosa, un'emozione per le docche. Bello, bello, davvero. Sì. Cioè, basta, tantissimo rispetto. E non l'abbiamo ripreso, purtroppo. Mio figlio, il nostro camper, lo ha chiamato Budino. Perché si muove. Ti aspettiamo a Roma. Può darsi. Questo ci stava, Budino, anche questo. Guarda. No, come mi sposto, si vede che ci sta. Dai, che devo prendere il sacchetto. Johnny, un abbraccio forte. Mauro Ruffino dice i cingoni toppissimi. La dieta come procede? Beh, a parte il paio di giorni passati che stavo male, bene. Ciao Rosanna dalla Sardegna. Ciao Rosy. Madonna, in Sardegna ci dobbiamo fare un giro che io so già che è Culur Jones, Malloreddo. Pinco Pallino, mi ha commosso il discorsetto sentimentale di Mauri, adesso vi amo di più. No, io non volevo commuovere nessuno, ho raccontato un pezzo privato della mia vita, niente di più. Però mi sono sentito di dirlo, forse perché siamo fra amici. Adesso sì. Vada per brutto. Avete mai avuto un giorno in cui vi siete detti torniamo in Italia? No. Figura. No, basta accendere la televisione e guardare il telegiornale. L'originale in braccio di ferro è voluto con la L, si chiamava Bluto. Ma dai. Comunque ok. Raduno a settembre? No, probabilmente prima. No, non so se riusciamo a farlo, ragazzi. Ma raduno. No. Allora, l'idea nostra è di allora, noi arriviamo in Italia, dove ovviamente andiamo dai genitori, ci fermeremo in un paio di punti e quindi da lì daremo, nel tal giorno, nella tal data, saremo lì.
e probabilmente sarà uno in zona magari nord, montagna, e uno in zona centro, vediamo. Perché farà caldo, e l'altro sì, probabilmente una zona centrale, però sono idee, quindi ancora non sappiamo nulla. Poi Marina mi blocca perché non voglio far dire le cose, quindi. Perché non lo sappiamo, non voglio. Ma io butto lì, poi dopo se sarà bene, tanto lo comunichiamo. Enzo dice che ha fatto già da 20 anni ed è più giovane di noi. Ha fatto già da 20 anni cosa? Di autopensionarsi, suppongo. Bravo, bravo. Sei Enzo. Più giovane di noi, Enzo. Bravo. Spettacolo, bravissimo. Il bello e il brutto, la regina. Dai su, leggi. Devo starnutire. Ah, ecco. Ragazzi, ma sapete quante volte devo rifare il video perché lei starnutisce? Ma ragazzi, siamo in mezzo alla polvere tutto il giorno, sabbia dappertutto. Sì, mamma. Mauri, sei un gigante buono. Sì. Il braccio di ferro è bluto, con la L, comunque ok, saluti condominio. Radio Couscous. Sì, no, stavamo ascoltando Radio Subasio, che è una radio di Gubbio. Poi ascoltavamo Radio Azzurra, che era di Novara, ma non c'è più da un po' di mesi. No, vai, poi. Voglio le mortadella, 5.000 lasagne. No, sei andata avanti. Ma perché mi continui a andare giù? Quando loro scrivono, va avanti. Vedi? Arcobaleni, beh, avete Radio Motor Rock. Motor Rock, beh, Virgin Radio, sì. Rock FM, queste sì. cose qua. Sì, sì, sì. Radio Gabbiano, saluto se dalla esiste Sicilia. Guarda che la cerco, non mi prende per il culo questi gabbiani, Enzo. Un saluto dalla Sicilia. Ciao Mariano, come procede con l'entrata di YouTube al momento, le direte mai? Se siete interessati... PS, ci mancano 14 iscritti, se fate una marchetta vi facciamo fare tutti gli stand in Mortadella Day a Bologna. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Quei Due sul Bagaglio, che sono vicinissimi ai 1000 follower e vogliono sapere quanto si guadagna. Quindi 14 di voi che fanno click, poi verranno invitati da noi al Mortadella Day che faremo da loro. E okay? Pagano loro. Pagano loro, ti sei fottuto, Vincenzo. Mortadella, tutti vogliono mortadella qui in questo video, allora, quindi ragazzi, tutti quelli che vogliono la mortadella vadano sul canale di Quei Due sul Bagaglio. Ma ha mandato delle foto del panino, io dicevo mi manca il maiale, e mi mandava le foto del panino con la mortadella dentro. Vincenzo, la pagherai cara. Veronica dice siamo in famiglia. Rosanna Cabras, quando volete vi aspettiamo a braccia aperte, mare, sole e buon cibo. Sì, un giro della Sardegna ce lo faremo volentieri anche. Sì. Ciao dal Friuli. Attualmente in Francia ma diretto in Spagna. Ascoltare Vasco. Allora Vasco io ho anche avuto la fortuna di conoscerlo. Quindi ascoltate una cassetta vintage. Non abbiamo il mangiacassette. No, c'è solo radio lì. Mamma mia, che comunque radio. Stavo dicendo che ho ascoltato Vasco prima che lei mi interrompe. Cioè, ho conosciuto Vasco prima che mi interrompesse perché, ma lo dico perché è bellissimo, a Livorno Ferraris, dove vive mia mamma, c'è Santino Rocchetti, che è il fratello di Alberto Rocchetti, che è il tastierista di Vasco Rossi. Adesso non so se c'è poi i due nipoti, vabbè, sì, tramite loro, insomma. Una passione. Bellissimo. Già. Però ormai Vasco ormai ha fatto i suoi tempi. Fukumaneki, non so che azienda è, di Silvia Bonomi. Siete di Novara? Di dove? Io sono di Novara. Mauri è di un altro. Di Mauri è. Non lo so neanche. Si sa neanche lui. Tra Vercelli e la Lombardia. Era venuto a vivere a Novara con me, ma sono io la novarese. Io sono proprio nata a Novara, città. Novara, città. Mauri, esiste anche Radio Grigio. David, basta. Adesso la cerco, te lo giuro che la cerco. Ancora Radio Grigio. Iscritta a Quei Due sul Bagaglio, grande Luca e Mary 1, bravissimi. Segnati i nomi, perché tanto devi pagare la porchetta. No, la perché porchetta poi, cioè voglio dire, non è che fate un favore a noi, fate un favore a voi, perché loro fanno morire dal ridere, quindi passate delle ore piacevoli. Quando riusciranno a fare qualcosa. Quando iscritto, Artò, bravi. Vi aspetto a Bologna. Ecco, Bologna può essere un buon posto. Per un raduno, sì. Ci pensiamo. Probabilmente sarà uno dei posti. Ciao ragazzi, vi ammiro tantissimo. Se venite in Sardegna ci vediamo. PS, Maurizio, la dieta però la lasci nella nave. Sì, ma perché non posso venire con... La dieta? No, dico con... No, tu no, non puoi andare in giro mentre sei a dieta, perché come adesso... Io ho un problema con le navi, ragazzi, se prendo un mare mosso... Tu hai un problema con la dieta, loro ti vogliono dire questo. Anche. Ok, su, segna che poi parlo. Sardegna, aggiornamento sui consumi di Bruto. Ah, ok, allora, premesso, c'è un librettino che te non ho mai fatto vedere, però un librettino che io segno i chilometri e ovviamente quanto consumo. Sono riuscito a portarlo fino a 9.4. 9,7. 9,7, quasi 10 al litro. Ovviamente, c'avevo il vento un po' dietro che spingeva, era abbastanza in piano. Nel tornare indietro,
in quella strada lì, ovviamente non faccio lo spoiler, avevo vento contro, sabbia, salì di tutto, ho fatto 5.4. Oh, mamma mia, vabbè, ragazzi, è stato un pieno solo. Mi sono spaventato, ho detto, tremendo. Cacchio, devo già fare pieno. Mi ha detto, ma che strano, mi sembra che stiamo viaggiando da poco. Però vabbè, ragazzi, avevo 80 km orari di vento contro, sì. Quindi sta roba qua davanti a un muro, quindi diciamo dinamicità non è che abbiamo, CX, come che si chiama, non è molto. Però diciamo che la media potrebbe essere, riesco a fargli fare gli 8.4, gli 8.5. Più verso il 9, sì, quasi verso il 9, perché abbiamo un po' migliorato. Perché miglioriamo, sì, poi viaggiamo, qui si viaggia molto più lenti, perché le strade, le urbane, come si chiameranno qua, il limite è 60 all'ora. Quindi 60-65 per me è viaggiare perfetto, sì, con un camion. Poi andiamo piano perché ci sono anche i dossi. Guida Zen, dietro c'è la coda? Passa di loro. Bagaglio, ti si stanno iscrivendo tutti, poi ti tocca pagare mortadella per tutti. Sì, sì, cavoli tuoi. Dai. Quel camper ha il CX di un paracadute. Che cos'è il CX? CX, quello che dicevo prima, di un paracadute. Ah, scusami, io non ti ho ascoltato. CX è quanto riesce a penetrare l'aria, l'aerodinamicità. Ah, beh, certo. Infatti è un muro. È piatto. Quindi Marina. Furgonello, meglio così vi godete il panorama. Esatto. Infatti noi dobbiamo andare piano. Ma è una figata. Poi tutto stavo guardando, ipotesi di ste povere, io intanto buttavo l'occhio sul conto chilometri. Ma anche loro 30, 40 all'ora quando sono in salita, 60, 70. Viaggiare qua, viaggiare lenti. Ciao Rossella e Paolo, adesso parliamo anche di voi. Vi abbiamo nel punto dell'assemblea dell'ordine del giorno. Allora, volevamo ringraziare tutti, sì, quanti quelli che si sono iscritti, perché oggi siamo arrivati a 5.800 condomini. 60.000. 5.860.000, non so che numeri ti inventi tu. Siamo tanti condomini, siamo contentissimi. E l'altro giorno eravamo in un punto, che non diremo quale, a un certo punto stavamo facendo, mercoledì, esatto, sì, stavamo preparando io la connettività col telefono fuori perché non prendeva bene. Sì. Sento, Maurizio, Marina fa, ma chi è? Ma chi è? Chi è che conosciamo qua? Dico, ma come possiamo? Maurizio? Allora mi giro, no? E c'era Rossella con Pierpaolo. E ho detto, guarda, tu non ci conosci, ma ti seguiamo. E ho detto, non ci credo, ma qua in mezzo al Marocco, due persone che ti conoscono, mi ha fatto un piacere. Ci fa andare piacerissimo quando incontrarvi, quindi se ci vedete in giro, fermateci, cioè, ve lo chiediamo senza proprio buttarci fuori strada. Fermateci e ci facciamo una foto insieme, sì, come sì, abbiamo sì, fatto con loro, e la lasciamo sì, in sì, Instagram con anche il loro tag. Quindi è una bella sensazione incontrare qualcuno che ti segue. Però ecco, pensate solo questo, che noi non sappiamo chi siete. No, però noi quindi se vi guardiamo così, dici, vi consideriamo tutti come un grande famiglia, un grande condominio. Sì, sì, sì. Cioè, è stata quindi una piacevolissima. Grazie, grazie, sì, grazie. Sì, sì. Mi è saltato qualcosa, poi no, c'è l'ordine del giorno. Vado avanti. No, no, ormai abbiamo finito i punti, semplicemente volevo dire che no, c'è, cioè, questo che è importante. La news, adesso la diciamo, però volevo finire il discorso degli iscritti, no? Noi non chiediamo mai di iscrivervi al nostro canale, però sì, YouTube ci fa tutte le statistiche, ci rompe le scatole, ci dice... Avvisa i tuoi iscritti. Innanzitutto dice che le campanelle tutti non arrivano a tutti, quindi dovete cliccare, attiva tutte le notifiche. No, non arriva a tutti, ma perché hanno avuto un problema loro. Cioè, capita, hanno detto proprio, detto che hanno mandato i messaggi, non tutti ricevono i messaggi che c'è la nuova puntata. Ci hanno detto così. Ma hanno mandato una mail di YouTube, scusate per il disagio. Però consigliano di dire agli iscritti di attivare la campanella per le notifiche. Okay. E poi ci hanno anche detto che gli iscritti, quindi 5.800 che siete, sono il 30% delle sì, persone che ci guardano, quindi sì, più se del 70% non è iscritto. Se vi iscriveste tutti saremmo più di 15.000, ma è presente che condominio? Perfetto. Manco in Hong Kong. Sei riuscito a fare i calcoli così? Ma dai, ho fatto per tre, non è che ho fatto, non è giusto. Non so mica così matematica. Ah, appunto, mi sembrava. Vabbè, comunque, dai, diamo la news, dai, che vogliamo allora dare e poi andiamo a cena, poi, che sicuramente Mauri ha fatto. Allora, siccome ci state chiedendo sempre più video, da un video a settimana passeremo a un video al mese. No, sto scherzando. Da un video a settimana passeremo sempre a un video a settimana, nel senso che l'uscita è sempre il mercoledì. Però ogni 15 giorni, ok,
facciamo uscire la domenica, no. Pardon, il sabato, sempre alle... Sempre allo stesso orario, per alle, non confondere. Alle ore 20, una puntata in più. Quindi, vuol dire, tutti i mercoledì le puntate, ogni 15 giorni... Anche il sabato. Anche il sabato uscirà una puntata. Perché tutti i sabati non riusciamo, perché noi due video a settimana al momento non riusciamo a editarli. Non riesco a editare. O se volete che abbassi la qualità dell'editing, ma non so se riesco. Ascolta. No, perché fare una... Dico chiaro netto, fare puntate ovviamente più lunghe, queste sono mezz'ora, ormai siamo arrivati più o meno, e editarle con i tagli, con la musica, eccetera, eccetera, a me prende tempo, perché io se non lo taglio bene non lo c'è, c'è chi fa uscire dei video molto parlati, senza tagli nelle pause e senza musiche, e questo chiaramente porterebbe via la metà del tempo, certo. però a me Mauri per, non piace, no, per dare dinamicità ai discorsi io il respiro, la pausa, lo levo. E quindi vuol dire ascoltare tutto e tagliare e far incastrare le parole, che non è semplice. Quindi vabbè, sono io malato, non so se è giusto o sbagliato che sia, però detto questo mi porta via tanto tempo e quindi voglio far uscire video di qualità e quindi adesso cercherò di metterne almeno uno in più ogni 15 giorni. Adesso è sicuro. E poi se riusciamo... L'abbiamo detto, due. Quindi... un sabato ogni due avete un video extra, perciò ora ve lo dico, iscrivetevi. Sì, è vero, se attivate la campanella, altrimenti ve li perdete. Sì, perché sapete quando escono. Abbiamo deciso di farlo uscire il sabato, così uno può guardare sabato sera, domenica o lunedì. Ah, saremo sempre in premiere, anche in questo video del sabato, sì, non è che lo mandiamo. Con l'essere permettendo. Certo, ultimamente non avremmo potuto, però. Infatti, però. Poi così. Il camperista non ascolta mai la radio, ascolta tutto il giorno la moglie. Che palla. Bruto è come la mia Delta, aerodinamico come un mattone. Esatto, è vero. Ciao brutti e belli, la vita va vissuta alla grande. Se passate per Mantova, i tortelli di zucca, madonna che roba buona, una roba che mi piace di più della vita. È vero. Sì, sono di Mantova anch'io. Che modello è esattamente il vostro camper? Il nostro è un Eimer 6,50. Motore? OM616. Bravo. Cilindrata? 2004. Gasolina. Combustibile? Non diesel, so più parlare. Diesel. Quanti cilindri? 4. Ok. Pompa? Meccanica. No. Ho vinto qualcosa? Sì, però lo do dopo. La cena. No. Allora. Che soddisfazione. Voglio mangiare la mortadella, allora iscrivetevi al bagaglio, noi ne mancano solo 500. Furgonello. E questi sono la prossima coppia che dovete seguire. Loro producono due video a settimana, quindi sono più bravi di noi, sì. E sono simpaticissimi, sì. E stanno girando il sud della Spagna. E poi Furgonello, ve lo dico bene, così andate anche da loro. La parte maschile della coppia, la migliore, Davide, ha due mani d'oro, fa dei lavoretti in legno spettacolo. Veramente, dovete seguirli. Anzi, spero che ci siano arrivate altre bomboniere. Lo auguro. Beh, ma voi l'avete visto il nostro portachiavi, quello con il nostro brutto pirografato? Sì. L'hanno fatto i Furgonello. Ce l'ha regalato Loa. Grandissimi. Tigella, gnocco fritto. Basta parlare di cibo, ragazzi. Non posso andare avanti. Aspetta, c'era un TPMS. Torno indietro, eccolo qua. Come va la pressione delle gomme? Ok. Pressione caldo e freddo. Ok, uscirà un... Uscirà un video, perché così devo toccare la porta. Uscirà un video dove parlo del TPMS, a breve. Però giusto per darvi un'informazione. Ottimo, soprattutto nella parte verso sud, averlo. Diciamo che 0,6-0,7... bar dal freddo al caldo, quindi la pressione aumenta e la temperatura praticamente mantiene 3-4 gradi in più di quelli che è la temperatura dell'aria. Sì. Quindi benissimo. Sì, le ruote si stanno comportando bene. Avevo paura, sinceramente, oddio, non abbiamo raggiunto i 50 gradi. Dove solo 45. Sì, vabbè, una volta. Un po' di giorni. Sì. Però le gomme si sono comportate bene, è vero, lì avevo detto gli scoppiano. Invece... Praticamente non riuscirai mai a fare dieta, ma veramente un po' di dieta la stiamo facendo, sì, però non è che facciamo tanto movimento, ecco. Il problema è che veramente per riuscire a fare contenuti e vedere tanto... Scuse, no, però è vero, cioè noi viaggiamo, filmiamo,
quando sono qua oggi ho editato tutto il giorno, sì, cioè non sono uscito dal camper. Sì, veramente. Quando magari posso stare un pochino più tranquillo, ma malo, cioè ma malo, no, vabbè, ho preso l'influenza. Una volta, dai. Però, e poi la voglia non è che sia proprio quella di, insomma, ecco. Così. Ok. Però sì. Vado avanti velocemente. No, devi leggere ma tutti. Ma no, Mauri, aspetta. Non capisco la logica di seguire senza iscriversi. Se seguo mi iscrivo, altrimenti nemmeno seguo. Vabbè. C'è anche magari chi non ha l'account Google. Sì, a volte, è vero, se non hai l'account YouTube magari guardi un video ma non ti sei iscritto. Poi magari sei iscritto succede. Ma la campanella ti sbagli e la togli. Capita tanti, eh. Enzo YouTube dice Casa Vianello. Quei due sul bagaglio sono 996. Vai, vai, che ne mancano 4. David, chi non si iscrive non verrà salutato quando lo incontrerete. Allora, prima dobbiamo fare, cioè quando ci incontrate noi controlliamo se ci siamo. Come ti chiami? No, ci mancherebbe. Scriviamo tutti. Beato te, a me piacerebbe tanto editare, ho provato più volte, ma un rebus. Ma dipende che programma usi ma e no, se ti piace. No, guarda, qualche tutorial, poi vabbè, io lo trovo abbastanza semplice. Però qualche tutorial lo trovi su YouTube. Noi usiamo Final Cut. Che cazzo dico? Stavi usando Final Cut, poi stavo hai cambiato per Filmora. Esatto, perché Final Cut era bello, però. Ho provato Filmora, me ne sono innamorato. Ho preso l'ultima versione ed ha veramente delle belle cosucce. Non è difficile. Diteci il nome della città dove siete. No, non possiamo perché ci sono tanti di voi che vogliono la sorpresa, che stanno seguendo il nostro viaggio, seguono proprio come una storia, un filo del discorso, dove stiamo andando, così. Quindi spoilerare dove siamo oggi, gli toglieremo la sorpresa. Però all'inizio del video, se uno vuole, sì, guarda che cos'è, dice che cos'è, se la lì scopre, si capisce, eh? E vai a cercare dov'è quella struttura. E allora capisci dove siamo. È un posto importante, no, importante, cioè nel senso importante per altre cose, ma quello importante. È stato girato qua una serie. Gianluca di Novara. Dai, no, che ci siete, qui parla un po' del bagaglio. Aveva il gobbo, ma chi non lo so. Aspetta. Grande. Gianluca di Novara, secondo me. Un video deve durare dai 20 ai 30 minuti, dopo sì, mi addormento. Ma guarda, è personale, io realmente quando guardo gli autori che mi piacciono, ne guardo anche un'ora come se fosse un film. E tanti ce lo chiedono anche a noi, e sì, dirò di più, purtroppo è un circolo vizioso, no? Più fai video lunghi, più YouTube ti spinge, quindi più se abbassi di qualche minuto non ti spinge più. Quindi non hai più visualizzazioni, perciò ti demoralizzi. Diciamo che allora, noi stiamo guardando un attimino, giustamente cosa fai? Guardi grandi e segui un attimino quello che fanno loro, ma non copiando, però dici ok, loro fanno X minuti piuttosto che usano questi termini, no? Dici ok, mi butto su quella strada lì, vedo se funziona, no? E abbiamo visto che più o meno 30 minuti, 25-35 minuti, questi sono il range delle puntate. Dipende, poi, allora dipende anche dal tipo del tema del canale, dipende da tantissimi fattori, certo. E dipende anche da quante pubblicità YouTube ci mette dentro in mezzo. Se noi ragazzi le leviamo. Noi le togliamo. Oh, in realtà in un video di 25 minuti YouTube metterebbe 9 pubblicità. Sì. Quella volta okay, che ce le siamo dimenticate qualcuno di voi ci ha mandato a cagare proprio direttamente. Io le di mezzo, cioè ne lascio 4 al massimo o 5, sì, perché sì, cioè quelle che mi mette YouTube le di mezzo. No, anche perché se le levi non ti spinge più. Ovviamente loro non guadagnano. E quindi abbiamo visto che più o meno, contando le pubblicità anche di quelli più famosi, mi ha detto ok, questo è più o meno la media che mette. Perché però poi, se le lasci fare a loro... No, loro ne mettono tantissime perché ci guadagnano. Però il fatto è questo, noi facciamo i video perché a lui piace fare i video e perché ci piace avere questo tipo di ricordo del nostro viaggio, perché realmente guarda che io non mi ricordo neanche più cosa abbiamo fatto un mese fa, quindi mi piace anche rivederli i video. Chi sei tu? Li facciamo per noi prima di tutto. Chi sei? Ma tu non ti ricordi neanche chi sei tu. Però è vero anche che siccome occupano tanto tempo, se abbiamo un piccolo ritorno economico siamo contenti. Certo. Perciò se YouTube non ti spinge e non abbiamo nessun ritorno economico ci afflosciamo poi, un po'. Ma poi a me piacerebbe ovviamente che il condominio crescesse, ma perché più siamo e secondo me più è bello poi trovarci, più sei in giro magari hai bisogno di un aiuto o puoi tu aiutare qualcuno, cioè diventa veramente una comunità, ma anche adesso banalmente qua in Spagna, qua in Marocco, mi hanno dato una chat di quelli che sono tutti i camperisti che vengono qua normalmente tutto l'anno.
o tutti gli anni. E quindi fra di loro, appunto, quando ho avuto il problema della pompa, ho chiesto aiuto. Ah, guarda, vai lì, chiedi di Ahmed, Ahmad, chiedi a lui, è uno che sa che aggiusta, fa, disfa. Quindi, cioè, si crea una rete di persone che si conosce e ci si può aiutare. Quindi, insomma, mi piacerebbe arrivare a milioni, a prescindere dalla parte economica, ma proprio avere una bella comunità, insomma, belle affiatate. È bello, ma comunque anche durante la ristrutturazione ogni tanto noi abbiamo chiesto consigli, eravamo quanti? 2000 magari a ottobre, così. Beh, qualcosa di interessante. Però tante idee ce le avete date voi, quindi grazie, noi siamo contentissimi di questo. Cioè, anche in qualche video poi chiederò altri consigli, ma intanto... Attento alla dieta con il caldo, ma con il caldo realmente Mauri mangia meno. Però è che il pane ci frega, ragazzi. No, ragazzi, io ho già perso dei più o meno 20 kg, adesso non mi sono pesato, quindi magari ne ho recuperato qualcuno. La mia idea è di perdere, però se si riescono a perdere con calma, sono meglio. Adesso noi, guarda, oggi a mezzogiorno mi ho mangiato dei finocchi. E basta. Quindi... sì, stasera volevo andare a mangiare una pizza, ma mi sa che è tutto chiuso, quindi ci attacchiamo pure su quello. E quindi ci faremo. No, ma non mangiamo, non mangiamo cose particolarmente pesanti o grasse, però. Dovremmo far ripartire un attimino il metabolismo, quello, sì. Perché noi abbiamo il metabolismo lento. Vabbè, adesso non stiamo a tediarli sulla dieta. Avanti, avanti. Allora, hai conosciuto Vasco? Sei un mito. Piemontese del Toro e fan di Vasco. Venite a Torino, andiamo a sentirci una cover dopo un bel aperitivo piemontese. Ma do, che seratona, magari, magari. Oh, comunque l'altro giorno a Marina ho fatto la sorpresa in un Carrefour qua che non sapevo neanche che si è trovato così. Io ho trovato i tomini, che neanche in Spagna le mangiava. Quando le ho date si sono... Cioè, se tu a una donna gli regali un diamante, fa... Oh, a lei si gli regala un tomino. Sì, perché anche a me piace mangiare, eh. Non è che solo a lui. Mamma che bello. Vasco, 11 giugno a Bologna. Grande! Grande. Non ce la facciamo, ma 11 giugno. Siete fortissimi. Grazie, Luciano. Ho imparato cose che non sapevo. Ma anche noi impariamo da voi certe volte, Per editare hai provato Premiere o DaVinci Resolve? Premiere lo usavo io, molto sì, valido anche quello. Avevo visto DaVinci, però... No. Guarda, ormai ho preso la mano con Filmora. Non è che è un discorso di lentezza o di velocità per un... Una volta che conosci lo strumento, è proprio che sono io pignolo su alcune cose. Poi so già che ha 27.000 difetti i miei video, però ci provo, insomma. La maggior parte delle persone guardano YouTube senza effettuare l'accesso con un account, è per quello che non possono iscriversi con voi. Sì, sì, infatti lo sappiamo che questo è un altro problema. Chi non ha un Gmail non si può iscrivere, giusto? Devi iscriverti con Gmail, no? Quindi, sì, mi sembra di sì, io. Non tutti ce l'hanno e quindi non possono iscriversi. Però il 70% è tanto, cioè non so. Vabbè. Simone, io faccio 7 date. Sì, di Vasco, si stanno parlando tra di loro. Ah, okay. Va bene, giusto. Qualche messaggio lo salto perché si parlano tra di loro. Il condominio è giusto che si stacca. Esatto, Sabrina parla con Simone, Simona parla con Sabrina. Che piano siete voi? Perché poi non ho capito. Sabrina e Simona sono del pianerottolo del settimo, capito? Non ho capito. Perché vanno a 7 date dei concerti di Vasco. Ho capito, però un dato per ogni piano. Un tomino per sempre. No, bellissimo. Andrew, sì, guarda, per me tomino con la... pancetta, quello bello speck. Scioltino, un po' caldo, ecco. Madonna, che vuoi di maiale che c'ho in Abruzzo, vi faccio mangiare cose golose. Adesso basta parlare di cibo, però non avete capito che io ho fame. Che camper qua. Grazie Franco, ci siete andati avanti così. Premiere DaVinci 10-0. Ah, anch'io preferivo Premiere. Ah, Simona dice che è dell'Attico. Beh, bella vista da lì, Io metto, la signora, c'ha soldi. Invita i condomini ogni tanto. Beh, adesso che fa caldo, su, entriamo anche nella piscina lì, dai, sì. Va bene. Quando mi piace un canale, vedo 30-40 minuti o più, vado a nozze. Dipende dai contenuti e da quanto sono interessanti. Beh, certo. Certo. Sicuramente. Allora, annunciamo che quei due sul bagaglio hanno superato i 1000. Grazie, condomini. E ragazzi, quando passate da Bologna, scrivete mortadella. E Vince, se qualcuno mi dice che non ha avuto la mortadella, quando arrivo io la mangio io al suo posto, quindi conto e poi paghi tu, Va bene, grazie ragazzi, bello, questo è il condominio. E infatti questo ci piace, questo gruppo unico. Starlink, Mauro, sai che l'ho valutato sinceramente. Allora ti dico, noi adesso stiamo trasmettendo con la, forse l'avevamo già parlato, comunque no, ne parliamo, non mi ricordo. No, sì, ne abbiamo già parlato. Con una SIM card a 25 euro al mese e abbiamo giga illimitati, e devo dire che se quando c'è la connessione, che a volte non c'è,
abbiamo 25, 30k, 60k, insomma ce n'è abbastanza. Adesso parte quel problema che si è frizzato, sì, un attimo. Prima si è frizzato, ma di solito abbiamo delle buone connessioni. Quindi Starlink l'ho visto, c'è un problema, ipotesi, adesso noi siamo in Marocco, tu lo Starlink lo fai per l'Europa, non so se è coperto il Marocco, eh. Però se ti sposti in Africa non puoi farlo, almeno se avevo visto l'ultima volta, nel senso che dovresti modificare l'abbonamento per quel no country, come si dice? Paese? No. Stato? Nazione? No. Continente? Continente. Le vedete tutte? Le so tutte, per il continente, quindi mi sembra uno un abbonamento per l'Europa, uno che ne so per l'Africa, uno per l'America, o meglio Nord America, quindi sinceramente non lo so, l'ho visto che Step Over ce l'ha, l'ha modificato, ho visto che ha anche problemi di loro andranno antenna. In Africa, esatto, quindi tra qualche mese, come magari lui lo sa, lui lo sposterà. Sa, sicuramente si è già informato Simone sul fatto, sicuro. Però sinceramente ho visto la dimensione dell'antenna e l'utilizzo oggi con le schedine SIM in questo paese qua è l'Optimus. Sì, per noi va benissimo, sì. Così tra l'altro non erano 25 euro ma erano 20, sì, un po' meno, un mese, meno, 22, cioè. Un mese 18, quindi sì, poi ci ha fatto gli sconti eccetera eccetera, però diciamo però, con 20, 20 sì. euro, quindi se manteniamo 20 euro di spesa al mese anche in altri paesi non tutti bene. I paesi avranno queste bisogna vedere mano a mano che andremo avanti, vedremo, se no torneremo a scroccare wifi e bar. No, guarda, è stato un incubo le prime settimane perché poi non arrivavamo mai col camper vicino, era insomma preferiamo di no. Vai. Non saltare che poi la gente si incazza. Mangia che ti fai magro. Parliamo di alcol. Aspetta, c'è uno che dice parliamo di alcol. Una buona cassola, che ne dici? Vi faccio il risotto con la salamella e ancora. La cassola, i verzit. Mangia guarda, che ti fai lì magro. Lì c'è già mia mamma che mi aspetta, perché bisecca, cassola, verzit. Va per continente Starlink, quindi non si sa. Vero. I Step Over hanno detto che non funziona in Africa, ecco, vedi, loro sono già informati, infatti a noi non serve qua, poi non so nei prossimi paesi. Ma restare lì? No, restate lì, ma no. I finocchi ottimi per lo stomaco, non so, so che sono diuretici e ci piacciono anche, li mangiamo per quelli. Antenna col filo, che so, scassa. Sì. Non so. Si rompe. Bravi e simpatici, per me voi siete da Grecia e nei vostri programmi? Sì, è una decisione che prenderemo quando siamo in Italia. C'è un problema, sapete tutto, geopolitico che dobbiamo valutare, perché andare da quella parte o andare da un'altra parte. Ecco. Bisogna vedere cosa succede. Purtroppo oggi bisogna viaggiare a vista, come si suol dire. Esatto, last minute. Sì. Ok. Last politicas. Parliamo di alcol, cos'è che dicevano? Non so, parliamo di alcol, sì. E di alcol? Allora, qua alcol non c'è. Ma noi ci sono rimaste... C'è avanzata mezza bottiglia di vino. C'è un bianco. Ah, praticamente beviamo. Buono. Beviamo solo quando, non so, un bicchiere ogni. Sì. Poi vabbè, adesso magari un bicchiere per a settimana. Sì, poi io adesso, sinceramente, non è che sto bevendo molto. C'è una bottiglia di gin tonic. Che pia. Cioè, non stiamo bevendo niente, raga, perché comunque da quando. Fa caldo, A parte il caldo, però Mauri non beve più. No, bevo meno, magari un gin tonic me lo faccio, perché comunque è un tonic così, però sinceramente lo accuso, un bicchiere me lo faccio, ma mi fermo lì, purtroppo. Ma sono mesi comunque che non lo facciamo. Sì. Cioè. Ma poi adesso col caldo sinceramente, cioè voglio un bel pezzo di carne, allora rosso lì ci sta. Io ho appena mangiato 2 spaghetti aglio, olio e peperoncino. Grande, buono, sempre fantastico. Ci vediamo insieme in Grecia, il nostro gin tonic, furgonello, sì. Poi c'è qualcuno che ha azzeccato la città, però lui è... marocchino, quindi è stato facile perciò io non lo dico, però ti ho letto, bravo, hai indovinato, e non dico niente, no, non lo dico, se qualcuno leggerà i commenti lo troverà, non è che posso dirlo io, ok? Comunque sì, siamo lì. E, ma se siete residenti in Spagna non dovete cambiare la targa di bruto? Teoricamente sì, ma però non lo faccio. Allora, io l'ho comprato dando la residenza di mia mamma. Fate conto che noi in Spagna abbiamo lasciato, stiamo lasciando tutto, ci manca 2 cose ma stiamo lasciando tutto, quindi praticamente fate conto che non avremo più la residenza in Spagna, ok? Fate tipo questo conto, ok? Quindi noi, essendo italiani, avendo la patente ancora italiana, però, sì. E il mezzo italiano, sì, rimaniamo poi come comunque, se fossimo italiani. Basta. Poi comunque tu, essendo cittadino europeo, puoi comprare una macchina in ogni paese dove risiedi. Cioè, sì, però, io ho amici che svizzeri che hanno comprato macchina in Spagna targata spagnola, che hanno comprato la macchina in Italia targata italiana, che hanno in Svizzera targata svizzera.
e non... Sì, però è vero che nello stato in cui tu risiedi c'è una normativa che per la Spagna è cambiare la targa, sì, entro un tot di mesi. Noi viaggeremo, cioè il mezzo gira, quindi non si ferma fisicamente, esatto, in quella nazione lì. So che hai la possibilità per ogni nazione di comprare, poi tu paghi dal tono di bollo. Esatto. Però voi calcolate che noi in Spagna non ci staremo più, noi infatti andremo da altre parti, quindi saremo degli italiani con documento italiano e targa italiana, appunto. Poi la residenza non lo so ancora come faremo, però vabbè, vedremo. Ok, ci sono zanzare in Marocco? Ni, nel senso che non abbiamo mai avuto problemi di zanzare grosse, nel senso che le abbiamo viste forse tre. Sì. Poca roba. Noi non abbiamo le zanzariere, infatti noi usiamo, visto che abbiamo la 220, il fornelletto, quello da presa la notte. Ogni tanto accendiamo quando, il fornelletto, esatto, per stanare i moschini, le zanzare, sì, le farfalline, quelle robe lì che, esatto, entrano. Ma zanzare che pungono, è capitato due volte in questo periodo. Infatti basta, quando andremo in Italia lì sarà un problema, nel senso che devo trovare un sistema di o auto zanzariere, perché non le trovo neanche di misura. Quindi boh, devo vedere. Ci penseremo. Anzi, se magari avete qualche, magari scrivete nei commenti che rimangono fissi, se avete qualche azienda che fa delle cose su misura a dei prezzi decenti. Il vento, senti che roba. Sì, infatti. Sta benissimo. Realmente per adesso la nostra idea è velcro, è zanzariera con velcro e metti e togli a mano al momento, la, sì, faremo così. Vediamo. Anche perché è la più economica e possiamo adattarla a tutte le misure che abbiamo, perché queste finestre, vedi come sono grandi? Non hanno, cioè tipo sono talmente grandi, il mobile gli va talmente sopra che non c'è, sì, non c'è un bordo, capito? Non possiamo, no, mettergli sopra qui. Questa potresti mettere un modello che è fatto a U, che in parte quella da sotto della cucina non lo potresti mettere. Quindi è un po' un casino. Vabbè. Una soluzione la troverò. Un bel bicchiere di Montepulciano abruzzese rinnova la vita con, assolutamente, gli arrosti. Anche un bel, sì, Barolo. Butterò via. Continuate così. Poi ciao ragazzi, che andate così, no? Per entrare in Marocco ti ha fatto la procura, giusto? Non ho capito. Ma per entrare in Marocco ti ha fatto la procura? Non so cosa intendi, Emilio, però per entrare in Marocco il mezzo... Se vuoi il mezzo, no. Allora, quando tu arrivi... Nella dogana. Non so se si chiama procura quel coso lì, però quando tu arrivi alla dogana, passi col tuo mezzo, fanno vari controlli, scanner, eccetera, eccetera, dopodiché ti danno un... sembra quasi un francobollo, grosso così, dove si scritto sopra il numero di targa da controllare, c'è una puntata, l'avevano sbagliato, e quello da restituire all'uscita. Il mezzo può stare 6 mesi, continuativi, mentre tu puoi stare 3 mesi, uscire oppure chiedere il prolungamento. Però massimo è 6 mesi. E poi vabbè, devi avere l'assicurazione, esatto, che nel nostro caso sul foglio verde c'è scritto che hai compreso il Marocco. Esatto. Noi ci abbiamo anche già controllato, sì, e siamo sicuri che siamo a posto. Una settimana fa, forse, esatto, neanche. Altrimenti dovete fare un'assicurazione locale, sì, appena entrate in dogana. Sì, se non ce l'hai puoi chiedere questa cosa. Mi hanno detto che costa troppo, quindi magari chiedere sempre alla tua assicurazione, se poi non lo fa, la fai quando arrivi lì. Ma se il mezzo è vecchio il bollo si paga? No, questo ormai è storico dopo 30 anni, o 25. 25 è lo storico, ma devi farlo storico, no? No, in automatica dopo, mi sembra 25-30 anni non lo paghi. Okay. Per la residenza guardate l'ultimo video dell'avvocato Angelo Greco, l'ho già sentito, forse, sì, ho già visto un video di una... Sì. Che parlava forse della residenza nomade o qualcosa del, c'è, genere, qualcosa del genere, ma stanno cambiando in parecchi paesi. Abbiamo conosciuto anche cosa, dei tedeschi che hanno preso, esatto, una residenza nomade, non so cosa hanno fatto, come, esatto, hanno fatto, però in Germania glielo consentono, sì, magari l'Unione Europea si sta muovendo anche per... D'altronde. Allora, su Camper Magenta ho visto uno che l'ha comprata su misura, penso la zanzariera. Ah, Camper Magenta, ma sai che devo, esatto, andare a sto, sì, Camper Magenta un po'. Ci andremo. Sì, ma quel ragazzo passare, che guardava dalla finestra, oh mamma santa, c'era qualcuno dalla finestra qua, non l'ho visto? No, forse, non lo so se era qua, possibile. Perché ci è capitato un'altra volta che avevamo lo stalker che guardava dalla finestra e mi sono pure spaventato, ho tirato un urlo. Sì, e adesso può darsi che qualcuno passi e guardi dentro, ve l'ho detto, poteva anche capitare che ci bussavano e ci entravano, ma non è successo per adesso. No, beh, curiosi ci sono sempre, Il mezzo intestato a tua mamma? No, il mezzo intestato a lui, semplicemente ha dato l'indirizzo di casa del paese in Italia. Buonasera Roberto. Sì, era perché... fermo lì. Ah, c'era uno fermo qua dietro. Sarà stato un curioso, non l'ho visto. Anche perché in alcuni paesi non puoi fare l'ingresso se non sei il titolare.
Ah, certo, deve guidare tra l'altro il titolare, sì, del documento dell'assicurazione. Sì, in alcune frontiere. Paolo Cicora dice: ma non siete senza CAP? Sì, infatti, esatto, potendo non avere una residenza fissa, lo faremo. Sarebbe bellissimo. Puoi chiedere allo Stato italiano, sì, o spagnolo, che ci mandi le comunicazioni solo via mail. Secondo me, se prendiamo, magari, la residenza a Timbuktu, magari non gli frega niente. Poi... ecco, parlavate di moscerini. Ce n'è uno. Bastardo. Una zanzara. Vabbè. Dopo 30 anni il bollo non è più una tassa di proprietà ma di circolazione. Abbiamo una tassa di circolazione noi? Boo. Non lo so. Come mai non avete optato per un Leica Eco VIP? Ah, ma noi no, noi abbiamo preso questo camper, cioè siamo partiti con l'idea del camper perché ci piaceva questo camper. Se non avevamo questo modello non saremmo neanche sul camper. Sì, a noi piaceva, ha deciso questo. Marina, quindi a noi. No, però poi alla fine. Io ho scelto il motore, io ho detto, se lo voglio, voglio un motore così. Questo è stato il connubio fra le due esigenze, sua e mia. In Italia il 90% delle assicurazioni non copre il Marocco, è vero, l'abbiamo visto, vero. Tantissimi nostri amici non ce l'hanno, infatti noi siamo molto fortunati. Sì. Pachito 82 dice camping, sport, magenta, guarda sul sito. Sì. Sì, sì, ma andiamo, ma lì. Penso che ci passerò direttamente. Saremo vicino a Magenta, penso, no? Poi soprattutto saremo vicino al... Oh, ma perché mi salta ancora? Ma per spedirvi un regalo fatto con le mie mani, sono una hobbista artigiana. Zuleika, grazie mille, come se l'avessi fatto, dai, cioè hobbista artigiana, ma cos'è che produci? Dai, fatti un po' di pubblicità qua nel condominio, fatti sentire la pubblicità. Noi, a noi è meglio che non ci spedisci niente, visto com'è andata la spedizione qua in Marocco dell'Oblò, no? Visto che chi ci ha seguito lo sa. Al massimo in Italia. Non voglio sdoganare più niente. No, no, assolutamente. Esatto, deve essere intestato a chi entra, dopo 30 anni il bollo non si paga più. Ci sono comuni in Italia che danno la residenza fittizia, il resto d'Europa non saprei. Ma la residenza fittizia, cioè comunque se devo dare un indirizzo fittizio e poi lo Stato mi rompe le palle perché mi manda una comunicazione lì e mi dice... Sta dicendo una cosa che è successa a lui. Pesantissima, che mi sono arrivate delle cartelle esattoriali che non sono arrivate, a indirizzi sbagliati. Hanno sempre ragione loro, no? Sono ti per mandano... causa adesso che me non mi asciugherò più. Infatti, mi sa che dovremmo vendere brutto. Col cazzo. Comunque... Sto vendo... No, no, raga, il... stavo dicendo, cominciava il calo di zuccheri, che la residenza, un indirizzo lo Stato lo vuole, ok? E poi può essere anche fittizio, ma io se devo ricevere una comunicazione scritta da loro, dall'erario, da chiunque, e me la mandano alla residenza fittizia, o me la mandano a una residenza vecchia, precedente, vale sempre, perché secondo loro lì potevi esserci. Se c'è il portiere deve essere per forza un tuo conoscente, quindi potete chiamare il portiere. Tua mamma ha scritto che in cantina c'è il vino per noi. Andiamo a prendere. Arriviamo. Ecco, tranquillo. Ma dai, spedite tutto quello che volete. Ah, già, è vero, potete spedire a casa della mamma di Marina. L'indirizzo di mia mamma arriva tutto lì. Impazzisce. Fabrizio Bianchi, arrivato da poco. Benvenuto, va bene lo stesso. Qua il condominio... in qualsiasi orario si può entrare, certo. Non c'è mica il portiere che ti blocca. Assolutamente. E Zuleika dice che fa lampade. Ah, dai, carinissime. Però, ce l'hai un sito internet, metti anche quello, no? Metti scusa, sito, così. Fatti pubblicità. No, lei dice che non vuole farsi pubblicità. Ah, non vuole farsi pubblicità. Ok. Vabbè, comunque, tutto rispetto. Che programma avete per i prossimi mesi riguardo le avventure con il camper? Allora, programma, diciamo quello che sono le macro idee, poi ovviamente possono cambiare in corso. Beh, finiamo il giro qua, rientriamo in Spagna. In Spagna abbiamo delle cose tecniche, economiche, commercialistiche da fare, perché appunto dobbiamo chiudere casa, dobbiamo vedere alcune cose. Non so se portano via una settimana, 15 giorni o un mese, spero meno tempo possibile. Chiuso quello, si parte, l'idea è andare in Italia. Abbiamo due stop, mia mamma e sua mamma, cioè quindi diciamo parenti e parenti, dove comunque cercheremo di fare sicuramente dei video del viaggio, eccetera. E magari lì potremo vedere di fare un incontro. Poi da lì prendiamo una decisione, nel senso che andiamo al sud per poi magari andare in Tunisia, potrebbe essere un'idea, una delle tante, esatto, oppure scendiamo verso la Jugoslavia,
quindi facciamo Albania, bla bla bla, Grecia, Turchia, poi da lì vediamo se continuare, bisogna vedere i problemi politici che ci sono, oppure se non si può andare da una parte e dall'altra magari non ci sono i tempi, boh, potrebbe essere l'America, potrebbe essere l'Asia, però saltando non so da dove, non lo so, questa è, diciamo, sono le due macro e più un'alternativa. Cioè, tutto il mondo vale. Sì, purtroppo... Hai detto tutto e niente. No, sì, il problema è che dobbiamo valutare, come dicevamo prima, last minute, come va il mondo, ok? Certo. Come va il mondo. E non dipende solo da noi, dipende dal clima, dalle stagioni, dipende dai carnet de passage, dipende dalle guerre, dipende da tante tante cose. Perché l'idea iniziale magari era un attimino seguire... ci sono i Beyond the Trip che hanno già fatto quella strada e loro si sono trovati in Iran dove iniziava la rivoluzione. Se no saremmo andati anche noi lì. Esatto, perché noi l'Iran, da come era stato descritto loro, era piaciuto veramente tanto. E quindi mi hanno detto, ma cavoli, però fare la strada lì, Turchia, magari io avrei saltato alcune parti, quindi sarei andato molto più veloce, l'avrei fatto volentieri. Non nego che magari un piccolo salto al nord Europa non mi dispiacerebbe, però anche per il clima non arriveremmo abbastanza in tempo per farci l'estate su, cioè dovremmo andarci che è già quasi autunno, quindi non va bene. Esatto. Perciò potremmo valutare, abbiamo da valutare tante cose, sì. Quindi non abbiamo un vero e proprio programma, diciamo, però, visto che ce lo chiedete vi diamo queste macro. Quello, l'idea più corretta è sicuramente arrivare in Italia per massimo fine giugno, massimo. Ok, allora Emilio ci spiega che devi avere una PEC per la residenza fittizia per poterti mandare eventuali comunicazioni. Sarebbe bello bastasse quella, non l'indirizzo fisico. Mi informerò, guarda, sì. Perché davvero a noi calcolate che noi comunque adesso siamo residenti italiani residenti all'estero, quindi in Spagna. Dobbiamo tentare di capire, verificare in Spagna che cosa, esatto, cosa se, fare. Esatto. Poi. Ho sentito di Mauri, dice Fabrizio. Stanno salutando nel frattempo. Che bella famiglia. Ho sentito che vestiti bene, tra l'altro. Sì? Tutti di festa. È vero, questo periodo qua tutti vestiti da festa, sono spettacoli. Vestiti nuovissimi, brillanti, belli, fiori, chiari. Belli, bellissimi. Tutti ricamati. Fabrizio dice che ti capisce perché lui è uscito da una leucemia e quindi ha le stesse idee. Bravo, di questa Fabri. Nuova vita. Vai, lotta e vai. Ma il camper per passare storico non deve essere tutto originale. Ma infatti dicevo, per farlo storico... Per farlo storico sì, deve essere, adesso non so che percentuale, ma sì, originale. No, o forse d'epoca. Non me lo ricordo, c'è una differenza, non mi ricordo, però a me non interessa. Forse è storico, sì. Renderlo storico, che dove ti danno il bollino, eccetera. Ma basta che sia antico. Storico basta 30 anni. Esatto. Certificato di rilevanza storica e iscrizione ASI o RIVAS. Invece bravo, ASI. Si vuole il più possibile originali. Esatto. No, però dentro l'abbiamo rifatto, quindi non è sicuramente così. Storico non passerebbe di sì. Però certo. Il vantaggio e lo svantaggio dei due è che in teoria non puoi viaggiare, non puoi andare in centro di città, puoi muoverti solo se ci sono raduni. Sono quelle leggi un po' così. Però, ipotesi, se io volessi andare in centro a Milano, anche quando c'è il blocco che non potrei andare, perché questo qua è un euro meno 18, ok? Una semplice, c'è Fabrizio, non so se è online, non l'ho visto stasera, ok? C'è la possibilità di mettere il biofuel, come si dice in italiano? Non lo so come si chiama. Vabbè, praticamente metti il gas diesel, ok? Gas fisso diesel, non è come lo accendi e lo spegni. Questo diventa bifuel e arrivi subito a euro... 0 euro 6, non lo so, che comunque ti permette di andare all'interno delle città. Ma... è una cretinata, lo so, costa 2000 euro fare l'impianto, però tu hai la certificazione che puoi viaggiare. Però grazie. Noi non abbiamo ancora pensato a questa cosa. Anche perché dipende dove andiamo, fare questo impianto solo esclusivamente per poter andare in centro a Milano, se dico Milano per dire una città, non mi interessa. Se diventasse un problema girare in Europa, comunque bloccare, allora a quel punto lì posso valutare di fare un impianto del genere, ma fuori dall'Europa questi problemi non ci sono, è solo ed esclusivamente un problema europeo, almeno in America non credo. Ciao Luca Lelli, dice che è passato solo per fare un Luca. Saluto dopo recupera. Federico, siete simpaticissimi, ciao Federico. Mauro Ruffino, no basta l'anno di prima immatricolazione.
bagaglio, ridi e scherza, siete quasi 200 in live, il rapporto ai vostri numeri, iscritti views, questi sono davvero tanti. Ma ci fa piacere, siamo tanti in questa live. Sei uno statistico, uno statista è un'altra cosa. Grazie. Mauro, solo per certi registri valutano l'originalità. Se passate da Palermo ci vediamo, ma noi quando saremo in Italia comunicheremo. Almeno con la milza. Fate come ho fatto io, residenza fittizia per senza fissa dimora. Bravo Marino. Indirizzo di posta presso la mamma o un amico, vedi, comunque l'indirizzo di posta lo devi avere. Oppure è legale anche solo avere una PEC. Però noi, io, cioè per la nostra storia, attualmente siamo residenti in Spagna. E non cambieremmo questa cosa, no, al momento. Però è un discorso anche di tasse, perché sono inferiori all'Italia. Bisognerebbe vedere se c'è un qualcosa di simile in Spagna. Su quello ci dovremmo informare. Vedere. Però al momento, siccome, ragazzi, fare una residenza, vabbè, come posso dire, noi in teoria poi un indirizzo di residenza in Spagna comunque ce l'avremmo. Ok, dove ho delle persone che in caso dovesse arrivare qualche notificazione mi chiamano e dicono guarda che è arrivato quello, questo. Sì, quello. Quindi sì. Ho un appoggio. Se dovesse mancare quello troveremo una soluzione, vediamo. Luciano dice quando torni cerca di fare un raduno perché vuole partecipare giusto per conoscerci. Sì, noi vogliamo conoscervi tutti e quando saremo in Italia lo comunicheremo in base ai posti dove saremo e speriamo di vederci perché realmente... A noi va di conoscere tutta questa sì, l'idea sarebbe bello fare nord, che ne so, centro. Sicuramente uno è impossibile che tutti possano partecipare, infatti. Magari in base alla regione, visto che noi avremo tempo di muoverci, potremmo organizzarne magari un paio, non so. Alex, eccellente programma per i Balcani. Sì. Sarebbe. La meta non è fondamentale, l'importante è godersela, assolutamente. Questo è vero. Residenza fittizia dovete sentire Armando del canale Vivere in Campano che te lo fa fa. Siamo in contatto con l'Armando, adesso gli chiediamo anche quello. Sì, l'Armando, sì, dovremmo sentirci in settimana. Basta, dico niente. Camper Groot, residenza fittizia è data da un comune di nascita e come posta ti obbliga ad avere la peste. No, comune di nascita noi ormai l'abbiamo cambiato da 1000 anni, mi sa che dobbiamo rivedere un po'. Il comune in cui si viveva o in quello di nascita, ma essendo poi all'estero noi dobbiamo guardare le leggi. Non lo so, ragazzi, è una cosa che devi prendere un fiscalista e un avvocato e chiedere a loro, ti trovano la soluzione, perché poi sei sempre entri del traveler, inverno in nord Europa alfa frecci e brutto non ce la farebbe. No ragazzi, io l'ho modificato, costruito non coinventando i tubi che ho messo, ma volutamente, perché l'idea è di non andare mai sotto lo zero, o meglio, se c'è il giorno che va sotto lo zero, ok, c'è la valvola, si scarica da sole, amen, però non andare in posti freddi, può arrivare a 3, 2 gradi, 1 grado, si scalda benissimo, ce ne basta un bello potente, ma finisce lì, assolutamente no. Questo non è costruito per andare in paesi freddi. No. Non lo voglio neanche io perché è gufrecci. La residenza da qualche parte devi averla, sennò come fai a rinnovare patenti e mantenere le tessere sanitarie? Sì. Infatti noi manterremo la residenza in Spagna principalmente perché lì abbiamo una polizza sanitaria super buona. È vero. Che ci vale anche per molti viaggi nel mondo, no? Con un massimale, ok, però... tante volte noi non dobbiamo neanche stipulare la polizza aggiuntiva perché abbiamo già questa polizza sanitaria privata che ci costa pochissimo, esatto. Quindi anche per quello noi manterremo la spagnola e vediamo. Film, io vi saluto, il cellulare scarico, ma vi abbiamo fatto scaricare il cellulare. Dai, sono 2 ore che siamo in live. Sono già passate, mamma mia, come vola il tempo quando ci si diverte. Ma no, ma e una volta qua era tutto prato. Sì, tanto va. Va bene, vabbè, 2 ore ragazzi, li stiamo annoiando, tediando. Zona Finlandia, Scandinavia, Capo Nord, in periodo estivo, posti da urlo. Sì, però bisognerebbe partire secondo me verso aprile, maggio e incominciare ad avviarsi. Sì, anche se quest'anno c'è ancora sotto zero in Italia, quindi ci sono punti che... Però se noi a giugno siamo dai genitori, poi cioè andare via a luglio, agosto in quei posti lì hai poco tempo. Non lo so, soprattutto veramente, cambi repentini, ho visto Iari Ghidone che... Beccato neve, non so se sei già tornato. Ma poi comunque io vorrei andare un po' più con calma, sì, perché sì. Dobbiamo ancora anche imparare questa cosa del con calma. Sì. Già, intanto ci diciamo, ok, tipo adesso siamo fermati 2 giorni, fermi. Vabbè, ci sono tanti messaggi di supporto, ringraziamento, saluti.
cosa facevamo prima di partire col camper? Avevamo un bar in Spagna. La piadineria, che bar! Avete valutato la conversione EV? Ho visto un video di Matteo Valenza. Conversione EV. EV, non so cosa intendi per EV, se me lo scrivi in fretta sarò molto curioso. Siete nostrani, doc. Meglio Spagna che in Italia, ma per noi sì, poi è una cosa personale. Ma noi abbiamo valutato anche se la Spagna sta cambiando tanto, ragazzi. Sì, per adesso, diciamo che per adesso noi manterremo. È ancora al limite. Però, dai sì. Balcani la via vista per andare. Dai Balcani la via vista per andare. Vabbè, sì, sì, Balcani comunque ci sta. Roberto l'ho visto, quello di Palermo, del ragazzo. Però aveva delle condizioni particolari, però anche quello da verificare, poi sai. Non è detto che uno faccia la regola. Ne fai più di uno di raduno, se lo fai a Centro Italia devi una mano a organizzare. Grazie Luciano, organizziamo un botto di raduni. Più siamo e meglio è. Chiedi al comune spagnolo, loro te li sanno dire. Sì, dobbiamo chiedere proprio all'aire, all'ambasciata, perché sì, siamo un caso particolare, non siamo spagnoli nati lì, ok? Quindi Croazia, Montenegro, Grecia, sì. 119 minuti, ostia. 119 minuti? Sì, full timer. Ecco, allora brutto in via Gluck. Io oramai la patente francese, ma che differenza di quella italiana non scade? Lo so, ma sai che in Spagna su questo si incazzano come delle bestie gli spagnoli? Perché loro ti obbligano a notoria scadenza di farla loro, no? Allora dicono, a me non scade. Ma tanti stati, anche i tedeschi da noi lì, certo, non hanno la scadenza. E allora lì gli spagnoli dicono, devono cambiare la legge. Stanno facendo le leggi anche loro. Sì, infatti. Veicolo elettrico, sì. Ah, come fa? Scusate, io adesso non ho nulla contro i veicoli elettrici, però muovere sta bestia qua elettrica, cioè faccio 50 km con 200 batterie e poi mi fermo ogni volta. E no, non ci sono posti dove ricaricarlo. Non è... Io, fuori da... bella la tecnologia, mi piace, ma secondo me l'elettrico non ha ancora futuro, lo stanno spingendo, ma... Dipende dove, ragazzi, per piccole tratte. Secondo me è un fake, però è una mia idea. Per piccole tratte ce la possiamo fare, sì, con le macchine, sì, sì. Ma un camper così no, grosso, non ce la fai. All'estero... No, hanno fatto un camper, se sbaglio, 150 km fa. Però, ipotesi qua, primo, colonnine non esistono. No, c'era un distributore che le aveva. Ma sì, ma... No? Quando, di chilometri. Se vai giù a sud, che vai verso la Mauritania, ci dovete attacchi. Vabbè, pannelli solari sopra li ho, ma non è che riesco a caricarli. No, non esiste. Dovremmo avere... Fuori dall'Europa non esiste proprio. Forse per adesso, in America. Per adesso la tecnologia non ce l'ho. No, consente. Infatti. Costa Rica. Sì. Costa Rica, sì, c'ho anche un'amica che mi aspetta. Che non so se è collegato, ma non credo. Chi vi segue come me non si annoia mai. Grazie, Luciano. Grazie. Vanni, ciao. Lui se ne va, ci stanno già tanti, no, ci stanno, dai, salutando, ragazzi. Dai, abbiamo fatto 2 ore, dai, 121, 2 ore, 1 minuto. No, dai, abbiamo parlato di tutto, vi abbiamo detto la novità, mi raccomando ricordatevi che adesso un sabato ogni 2 alle 8 di sera esce un video in più, sì, quindi non perdetevelo, e ci siamo sfogati sulla nostra politica. Sì, anzi, scusate se siamo andati lunghi e se magari qualcuno si è rotto l'anima. Volevamo fare un'ora di... Però, dai, abbiamo fatto questa cosa, è piacevole, io non me ne sono accorto. Piacevole, sono veramente, grazie di essere stati quindi, con noi. Riassumendo, abbiamo capito che... Allora, esce questo video ogni 15 giorni in più, il sabato, alle ore 20. 20. Non so se è questo o dal prossimo, adesso vedremo. 2, che abbiamo un casino di amici... 3, che abbiamo aiutato il bagaglio arrivare a oltre 1000. Speriamo anche il furgonello. Quindi andate furgonello anche da loro, che gliene mancavano un po' di più. Esatto. Poi l'altra cosa importante che faremo capito, dei raduni. Sì, che non sappiamo dove andremo. Esatto, quindi non abbiamo capito ancora cosa faremo. Sai come il libro game? Ti ricordi il libro game? Li conoscete i libri game? Quelli che praticamente tu leggevi il capitolo e poi sotto c'erano due possibilità. No? Se sceglievi, che ne so, di andare contro il mostro, andavi nella pagina 1, se volevi scappare andavi alla pagina 20, quindi tu sceglievi dove andare. Ah, allora adesso noi facciamo così, no? Arriviamo a un certo punto e diciamo, ragazzi, però su Instagram faccio una domanda, volete che andiamo di destra qua o sinistra? Volete che andiamo di là? Decidete voi. Porca miseria, ma sarebbe figo parlare sarebbe così. Figo, sì. Ma magari si parla alcune cose, si potrà fare, ma la studieremo comunque. Niente, quindi direi che insomma... raduno qualcosa in Italia, facciamo che c'è gente che vuole vederci. Da mangiare sicuramente lo troviamo per strada, perché con tutte le pause secondo me qua si ingrassa pure. E niente, adesso a parte le battute, ragazzi, piacevolissimo come sempre stare con voi.
E niente, insomma, ci rivediamo sicuramente in una prossima live, magari se riusciamo, un'idea di farne una al mese. E viva la mortadella! Che pagherà quello sul bagaglio! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, a tutti, ci vediamo! Aspetta, adesso devo schiacciare un qualcosa qua. Non hai gli occhiali, non lo vedi? No, vero, aspetta. Allora ragazzi, dopo la figura di merda metto gli occhiali e schiaccio questo. Ciao ragazzi, alla prossima! Ah, grazie a tutti quelli che ci hanno donato soldi questa grazie, sera. Grazie ragazzi. Grazie, a voi stasera posso mangiare una pizza. È vero. Ciao! Tanta roba, grazie. Ciao ragazzi.